si muovono, sono illuminati, c'è una musica molto forte, vedete che c'è veramente una moltitudine di persone, ognuna delle quali, quasi ognuna delle quali, ha in mano una macchina fotografica. Se voi iniziate a contare quante volte l'immagine delle fontane viene ritirata in tutte queste fotografie, queste macchine fotografiche, diventate matti. E se poi andate a confrontare quante volte il nome di questo edificio è ripetuta nei tag di Instagram, vedrete che Burj Khalifa, questo è il nome della torre del califfo, è più ripetuto e più fotografato su Instagram perlomeno dell'Empire State Building, che invece è un edificio simbolo della modernità e esiste da quasi 80 anni, anzi da più di 80 anni. Burj Khalifa esiste dal 2010, esattamente da quando praticamente è nato Instagram. È interessante perché esiste una corrispondenza tra alcuni tipi di architettura che si fanno nel mondo, le immagini tipografiche e le fotografie. E i social media. Questo è quello che invece si vede dalla sommità dell'edificio. Vedete che è un tipo di scenario completamente diverso da quello delle altre città a cui noi siamo abituati, città europee, città nordamericane. È una città che fino a pochissimo tempo fa si sviluppava solo minimamente in altezza, anche perché lo spazio è spazio desertico, cioè potenzialmente illimitato, ma che negli ultimi due decenni si è configurato come una città famosa per lo skyline. Lo skyline di Dubai è ovunque, su tutte le cartoline, su tutte le immagini della città stessa e così via. Ed è interessante perché lo skyline, almeno questo io è quello che sostengo, è un'immagine, cioè lo skyline non esiste di per sé, è un tipo di rappresentazione che è in grado di dare un'idea di urbanità, anche dove questa urbanità non corrisponde affatto ai canoni di urbanità a cui noi siamo abituati. È interessante perché, se voi vedete, tutti gli edifici sono allineati su un'unica grande strada, un'autostrada a 6 più 6 corsie che passa in mezzo alla città. E in cima alla torre c'è un osservatorio dove le persone vanno a guardare e a fotografare. Questa è un'altra immagine di Dubai, ma è un altro skyline. Dubai è una città che si estende per un lungo tratto, più di 20 km, e questa è un'altra parte ancora più moderna, realizzata negli ultimi 10 anni, si chiama Dubai Marina, in cui è stato prodotto un altro tipo di skyline. Tra l'altro è interessante perché, mentre l'altro skyline, cioè questo, c'è uno skyline più simile a quello di New York o di Hong Kong, in questo caso è stato replicato un modello di un pezzo di città di Vancouver e replicato in scala maggiore sul bordo del deserto. E vedete quello che è una tipica scena che può succedere a chiunque vada in questo luogo. Vedete una terrazza, o sembrerebbe una nave. In realtà si tratta della punta estrema di una dei due rami della Palma di Dubai. Non so se qualcuno di voi la conosce, l'ha mai vista, c'è mai stato. In fondo alla palma c'è un punto di osservazione dello skyline. E ogni tanto qualcuno arriva, scende dalla macchina, come questi due signori, e scatta una fotografia. Prima ancora di guardare... Ecco, è interessante che lo stesso giorno in cui io ho scattato questa immagine, andando a guardare un albergo sulla pagina online, sulla pagina di Booking, nella pagina di Dubai c'era questa stessa immagine, cioè c'era lo skyline di Dubai Marina durante la notte. Per cui, come dire, esiste una tipologia di immagini, quelle dello skyline sono particolarmente ricorrenti, particolarmente efficaci, che rappresentano le città oggi. E, ripeto, sono immagini che nascono in relazione al tipo di rappresentazione che di queste città si poteva fare. La diffusione della fotografia negli Stati Uniti a livello macroscopico, a livello popolare, avviene in concomitanza alla nascita dello skyline di Manhattan. E da sempre l'immagine dello skyline è legata all'immagine fotografica. Qui vedete un'altra immagine di quello che vedevate qui da lontano, lo vedete da vicino. E vedete che le persone si fotografano nel mare, ma mentre stanno facendo il bagno, invece di fotografarsi come farebbe un italiano con in fondo il mare e basta,
Sul loro sfondo ci sono i grattacieli. E poi ci si ritrova in situazioni di questo tipo. Questa è un'immagine di Doha, che ha replicato un tipo di skyline negli ultimi 10 anni, perché fino a 15 anni fa tutto quello che vedete sullo sfondo non c'era. Ha replicato un tipo di sviluppo simile a quello di Dubai, che è un tipo di città da vedere da lontano, nel senso che poi non esistono strade in cui camminare, luoghi pubblici, spazi aperti, frequentabili, anche perché per una buona parte dell'anno il clima è insopportabilmente caldo, ci sono 45-50 gradi. Si tratta di una città da percorrere in auto e ci si muove da un palazzo all'altro con l'automobile. Si parcheggia nel parcheggio con l'aria condizionata e sostanzialmente la città bisogna guardarla da lontano. Questo è interessante per me perché noi europei siamo abituati a una lunghissima tradizione di vedute di città. Le prime vedute degli skyline potrebbero essere ricondotte alle incisioni o a certi tipi di rappresentazioni che nel XVI secolo soprattutto iniziano a diffondersi. Le città come Londra o come Amsterdam facevano delle long view, cioè delle sezioni di una parte della città che erano fatte in orizzontale, per dare l'idea dell'estensione della città, la grandezza della città. E spesso sui singoli edifici più importanti, le chiese, i palazzi nobiliari, oppure i castelli e così via, gli edifici pubblici, si segnavano i nomi, così come si faceva fino a qualche tempo fa sulle cartoline. Quelli sono degli antecedenti degli skyline. Oggi, quando si parla di rappresentazione, si parla di questo, cioè di città intere che si tramutano in quello che è un fondale da guardare. Ultimamente sto lavorando su delle immagini di Luigi Ghirri. Mi capita spesso di pensare che una grossa parte del suo lavoro sulla fotografia fosse legata a quello che poi sarebbero stati gli sviluppi, abbia anticipato gli sviluppi delle città contemporanee. Nel senso che in molte fotografie di Ghirri, soprattutto quelle degli anni 70, il suo periodo più di ricerca anche concettuale sulla fotografia e sul linguaggio fotografico, Ghirri fotografava dei fondali, fotografava degli elementi stampati e riprodotti, davanti alle quali succedevano delle cose reali, e confondeva questo mondo, come chiamava lui, il mondo degli analoghi, delle analogie. Oggi è l'intera città che si è trasformata in qualcosa che sembra un fondale, anche se non lo è. Questa foto credo che sia molto rappresentativa, anche se i colori della proiezione non si vedono molto. In ogni caso, molte di queste foto sono pubblicate qui, poi magari se volete venire potete guardare anche i libri. Ecco, parlando di analoghi, di analogie fra luoghi, vi faccio vedere adesso una sequenza di luoghi simili ma completamente diversi. Guardate questa fotografia, ci sono degli elementi che ricorrono e che sono presi da altre immagini che vi ho già fatto vedere. Ci sono i grattacieli, ci sono alcuni edifici. Ci sono delle fontane, ci sono dei negozi, Galleria Lafayette, e c'è un megaschermo su cui sono proiettate delle immagini di Dubai, del Burj Khalifa e della zona ai suoi piedi, in cui c'è il più grande centro commerciale del mondo. Però non siamo a Dubai, questa è un'immagine di Istanbul. Ed è interessante perché gli stessi investitori che hanno costruito questi progetti a Dubai stanno replicando in scala minore alcuni progetti in altre città, tra cui Istanbul. E quindi stanno, come dire, creando dei mondi, delle enclave in cui si ripete questo tipo di immagine basata sull'edificio alto con una forma spettacolare il più delle volte. E poi una serie di attività commerciali molto redditizie, molto appetibili per un certo tipo di mondo, ai loro piedi. Ed è interessante perché su questo manifesto c'è scritto The Center of Now, cioè il centro di oggi, dell'adesso, è Dubai. È Dubai ed è un certo tipo di mondo, ovviamente, che attira moltissime persone, magari non voi, non me. Se non per, cioè ci vado perché mi interessa fare una ricerca su quello, ma esiste una grandissima fetta dei 7 miliardi di persone che vivono nel mondo che desiderano un tipo di proposta
fatta in questo modo, è basata in grande parte sull'immagine, un'immagine di città luccicante, notturna, alta e così via. Questo è un altro esempio, vedete anche qui fontane, vedete degli edifici alti, un progetto in scala minore fatto a Kuwait City, sempre nella penisola araba, dove appunto vicino a un centro culturale molto grande con l'opera e tutta una serie di ristoranti, teatri, eccetera, eccetera, c'è un grandissimo bacino artificiale, una piscina con uno spettacolo luminoso di fontane e musica, e le persone fotografano, guardano e fotografano. Anche qui vedete una scena simile, siamo ad Abu Dhabi. Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi, ma a differenza di Dubai si è sempre voluta distinguere per non essere così spettacolare e anche così sfacciata nella sua spettacolarità. Però vedete che anche qui di fatto le scene si replicano con forme diverse, con un'altezza minore, ma anche in questo caso c'è una città che si fa guardare, che si fa fotografare, e c'è, come in moltissime di queste immagini, la replica, la specularità tra la città reale, la città riflessa nell'acqua e la città fotografata. Cioè esiste una moltiplicazione dei piani di lettura della città stessa, per cui, come dire, si creano dei meccanismi, si creano delle una specie di, come dire, di meccanica che si consolida, per cui la città che si affaccia sull'acqua diventa in qualche modo un elemento di attrazione dello sguardo e delle fotografie. Questa è un'altra immagine di Abu Dhabi, vedete persone che fotografano un altro pezzo di città, c'è una persona con un telefonino, c'è una persona che ha appena scattato un'immagine, un'altra che sta guardando, e vedete anche che l'immagine è costruita in un modo che è il più possibile naturale. Io mi trovavo lì, ho fatto una fotografia, e ho preso quello che erano tutti gli elementi presenti in quel momento, non ne ho voluto eliminare nessuno. Per esempio ci sono le macchine sono un elemento importantissimo di quei luoghi e sono un elemento che ricorre sempre dove si parla di architettura spettacolare e skyline. Proprio perché il tipo di struttura urbana che è in grado di produrre uno skyline necessita, nella maggior parte dei casi, dell'uso della macchina. Qui siamo invece a Singapore e ho fotografato questo edificio dalla forma quanto mai bizzarra, perché in realtà si tratta di un edificio simbolo della città. Fino a poco prima che venisse costruito, neanche una decina di anni fa, il simbolo di Singapore era un essere della mitologia cinese, un pesce drago, una specie di essere magico che sputava acqua. E subito dopo la realizzazione di questa nuova architettura, quest'ultima architettura è diventata il nuovo simbolo di Singapore, è riprodotto ovunque, è diventato veramente il simbolo della città. Si tratta di un hotel e di un casinò, fatto da tre edifici, e sulla cima di questi tre edifici c'è una terrazza su cui c'è una piscina. E vedete che le persone si avvicinano a questo luogo, lo fotografano, si fotografano con l'edificio sullo sfondo, e queste fotografie poi circoleranno tra gli amici, i parenti, ma anche sui social media. E questa continua moltiplicazione delle immagini è anche una delle ragioni del successo di questo edificio. In più è interessante perché vedete che c'è una maglietta di uno di questi ragazzi che dice Original Punk Rock Bali. Allora, mi sono interrogato a lungo su cosa potesse significare e ho fatto delle ricerche. Allora, il punk rock di sicuro non è nato a Bali. Però la scena punk rock di Bali è un modo per i giovani di esprimere dissenso rispetto alla cultura islamica. Quindi è interessante perché, come dire, quando si parla di architettura globalizzata, di circolazione di architetture, di modelli urbanistici e anche di fotografia, ci sono dei mondi in cui il concetto di originale è molto sfumato. E questo edificio, per esempio, è stato replicato quasi uguale in una città della Cina. È stato replicato quasi identicamente ad Abu Dhabi. Ed è interessante perché più ci spostiamo a Oriente, più il concetto di originale è messo in dubbio. Quindi anche il fatto che il successo di una cosa non sia più valutato
sulla sua originalità o l'importanza di un oggetto, non più la sua originalità, la sua unicità, ma il fatto che venga infinitamente riprodotto è assolutamente importante. Questa è una fotografia fatta dalla cima del grattacielo. Vedete che qui ci sono persone che fanno dei gesti, si fanno fotografare con i piccioni piuttosto che non so che, si sbracciano, e qui ci sono persone che fanno la stessa cosa. Ed è interessante vedere questo controcampo, perché a parte l'effetto surreale di stare in una piscina a 300 metri d'altezza, ma vedete che le persone si fotografano con la città sullo sfondo. Per cui molte di queste architetture sono doppiamente spettacolari. Uno, perché sono i soggetti delle fotografie di molte persone. E due, perché permettono all'intera città di essere spettacolarizzata, di essere trasformata in una scena teatrale. Ho ancora qualche esempio. Vedete una città diversa. Non so se qualcuno di voi la riconosce. Chi è che ci prova? Dai, coraggio, provate. New York, acqua. Sydney, acqua. Non ti sento. Tokyo, men che meno. Acqua profonda. Milano? Magari. Dai, dai, coraggio. Tanto non si vince niente. Vabbè, vedo che siete timorosi. Se osaste di più, arrivereste a dire che questa è Parigi. Perché questa è Parigi. Questa è una Parigi che neanche a un convegno in cui c'erano dei professori di Parigi sono riusciti a riconoscere che fosse la loro città. Questo tipo di spaesamento è interessante, nel senso che ci fa riflettere su come la nostra idea di un luogo sia legata a delle immagini fondamentalmente stereotipate di questo luogo, cioè come le tipologie delle immagini si ripetano sempre nello stesso modo. Parigi è una delle, così diciamo, la capitale mondiale del turismo, corrisponde proprio a un'idea globale di turismo, e però se non vediamo la Torre Eiffel o il Sacro Cuore o la piramide del Louvre non siamo in grado di riconoscerla. Non solo, ma questo edificio che io stavo fotografando, che voi vedete, che fa da cornice allo skyline della Défense, che è il quartiere direzionale che è fuori da Parigi, tutto fatto di grattacieli, questo edificio è strutturato per dare ai visitatori una serie di punti di vista su alcuni elementi architettonici di Parigi. La Défense, c'è un punto da cui si vede come se fosse il buco di una serratura, la Torre Eiffel e così via. Cioè queste architetture funzionano anche da cannocchiali ottici per guardare la città e per fotografarla e per farsi delle foto, dei selfie con la città sullo sfondo. Gli ultimi esempi sono ancora di New York. Sapete che a New York esiste da qualche anno un parco sopraelevato che è stato realizzato su una vecchia linea della metropolitana e che è, come dire, ha generato tutta una serie di nuovi sguardi, di nuovi punti di vista per i fotografi, per i turisti, eccetera. Ed è interessante perché se voi analizzate bene questa fotografia, iniziate a vedere che c'è un rapporto di infiniti sguardi tra chi sta per strada, chi sta sopra il parco, si guardano, ma anche chi sta su questo museo che è il nuovo Whitney, che è tutto fatto a terrazze per poter guardare giù e per potersi far guardare. Poi c'è un altro edificio abbastanza strano, spettacolare nel suo essere così un po' retro, che è un edificio, è un hotel che è diventato famoso perché è totalmente trasparente e di notte si vede quello che le persone fanno dentro, quindi c'è un voyeurismo insito nell'architettura che è tipico proprio di New York. Ed è interessante perché il fatto di poter percorrere la città a qualche metro di altezza, sopraelevati, dà una serie di punti di vista inediti su quello che prima erano degli spazi che nessuno poteva guardare. E da ultimo un altro progetto newyorkese,
che è uno dei punti, credo, più fotografati in assoluto del mondo, cioè il memoriale delle Torri Gemelle. Vedete che anche qui ci sono persone che fotografano in continuazione, che fotografano sostanzialmente uno spazio vuoto dove non c'è nulla. Quindi è interessante perché la fotografia lavora in realtà tantissimo su questo dualismo tra presenza e assenza, no? È un tema classico della fotografia, che quello che non c'è viene evocato proprio per la sua assenza. La prima foto che vi ho fatto vedere parlava delle Torri Gemelle, tutti voi sapevate che c'erano un tempo, pur non avendole viste in questa foto. Questo è un tema tipicamente fotografico che ogni tanto ricorre. E vedete che anche qui c'è un signorino, un ragazzino, che ha una maglietta con una immagine, una serigrafia dell'Empire State Building, quindi ancora una volta di un grattacielo. Ecco, prima di passare a una seconda fase, vorrei chiedervi se avete voglia di farmi qualche domanda o qualcosa del genere. Anche sul mio lavoro, sul mio metodo di lavoro, o su perché mi salta in mente di andare in giro a fotografare gli altri che fanno le foto. O se Lucia ha qualcosa da dire. Prendi, perché sennò non si sente. Cioè, secondo te fotografare queste città e diffondere le sue immagini crea diversità o uguaglianza tra tutte le città del mondo, cioè tra il modo di costruirle? Hai chiesto se crea diversità o disuguaglianza? Sì. Ma più che di disuguaglianza parlerei di varietà, nel senso che diversità, cioè omologazione o varietà, penso che possano essere i due termini di riferimento. Sicuramente si tratta di un tema che tocchi importantissimo, nel senso che l'effetto che io cerco, e per cui poi voi stessi non riuscite a riconoscere Parigi, è quello di un'omologazione di questi paesaggi, no? Tu viaggi in tantissimi posti diversi, ma non riesci più a capire dove sei. Non solo, molto spesso le città, questa è una delle tesi di questo libro, le città commissionano agli architetti, o fanno dei concorsi, o decidono di avere delle architetture particolarmente iconiche per distinguersi le une dalle altre, per avere un'immagine più riconoscibile. Ma in moltissimi casi l'effetto è esattamente il contrario. Cioè che quando tu arrivi a un'esasperazione dell'iconicità, non riesci più a capire se sei in un luogo o sei in un altro. Quindi il tema che tu tocchi è sicuramente importante. Su come vadano le cose dipende di caso in caso, non c'è proprio una regola. Credo che ci siano delle città che fanno delle politiche più intelligenti, delle città che fanno delle politiche semplicemente di imitazione, in cui cadono nell'errore di pensare che la storia di un'altra città possa essere presa, copiata e incollata come se fosse un'azione di Photoshop nel loro paesaggio. Invece non è così, perché la città non è fatta soltanto di architettura, ma l'architettura è un elemento, per quanto importantissimo, di un insieme molto più ampio di cose che fa la città. E sul fatto che la fotografia contribuisca a questo tipo di omologazione, ne sono convinto, ma sono anche convinto che ci siano delle opportunità per i fotografi di far vedere invece degli aspetti specifici di ogni luogo. Questa è una delle cose di cui parlerò nella seconda parte di intervento, perché sono convinto che le persone che postano immagini su Instagram siano in grado di mostrare degli aspetti dell'architettura e dello spazio urbano che i fotografi professionisti non sono in grado di mostrare. Proprio per la loro, anche solo semplicemente per una questione numerica, cioè, ci sono 700 milioni di utenti su Instagram, quindi ci sono 700 milioni di occhi che vedono molto di più di poche centinaia di fotografi professionisti che si occupano di città di architettura, o poche migliaia. D'altro canto, la ripetizione continua delle stesse icone non fa altro che rafforzarle, per cui ci sono sempre questi due aspetti critici, e delle potenzialità e delle criticità in tutto quello che si fa e che si affronta. Vai. Evviva le domande. Io ti volevo chiedere riguardo al discorso sull'High Line di New York di prima. Non ho capito se secondo te
è un tipo di costruzione che alimenta questo discorso del costruire per osservare, o se offrendo un punto di vista nuovo l'ha in un qualche modo interrotto. Non ho capito questo. No, non l'hanno interrotto, l'hanno moltiplicato all'infinito. Certo. Questo è tipico di New York, nel senso che è molto una città in cui c'è moltissimo questo gioco degli sguardi, no? In cui anche il nostro concetto di quello che è l'intimità, la privacy, viene messo continuamente in discussione. Cioè, ti chiedi se ti fa gli stessi problemi a, che ne so, mostrarti a una finestra a New York o, non dico Urbino, ma anche a Milano. Cioè, io, se ho di fronte a me una via in cui ho 10 finestre, mi sento osservato. Ma se di finestre ne ho 1000, non mi sento più osservato, perché nessuno mi osserva. Tutti guardano tutti, ma anche questa cosa si perde in un mare di sguardi, no? Questo è interessante perché lo sguardo, la finestra, la fotografia sono tutti elementi che si intersecano sempre. C'è qualcuno che sostiene che l'architettura stessa sia come una grande macchina fotografica, una grande camera oscura, no? E sono tutti temi, tutte interpretazioni, alcune delle quali sono valide. Comunque possono essere utili per capire qualcosa di come stanno andando le cose nel mondo reale, ecco. Altre domande? Dubbi? Cioè, che convenienza hanno le varie città a mostrare solo questo aspetto ai turisti che vengono da tutto il mondo? Cioè, perché da come si vedono da queste immagini è tagliato completamente fuori quello che è poi la vita delle persone che è là. Cioè, proprio la parte viscerale di una città, tutti i problemi, le tradizioni. Cioè, è solo un aspetto di esaltazione barocca e basta. Un aspetto? Barocco. Beh, allora, quello che ti sto facendo vedere è una selezione molto mirata su questo tema dei social, della fotografia spontanea, no? Cioè la fotografia fatta dai turisti in questo tipo di situazioni. Quello che mi interessa di solito fare, il discorso, per esempio, di questo libro, Star Architecture, è proprio di lavorare invece sui piani terra, cioè far vedere come ci sia sempre un campo e controcampo. Cioè, da un lato è la città vista da lontano, con questi edifici spettacolari, queste visioni molto fotografiche, appunto, e dall'altro però poi esistono veramente gli edifici, quindi cosa succede lì? E lì è interessante, nel senso che spesso hai delle situazioni difficilmente descrivibili o in cui ti trovi in difficoltà tu stesso a stare. Cioè, se tu vuoi fotografare lo spazio che sta vicino a un grattacielo e sei per esempio in una città del Medio Oriente, rischi che ti tirino sotto con la macchina. In questo libro, per esempio, ce ne sono alcune di queste immagini. E vedi come i paesaggi continuano a cambiare. Quello che però è un po' la tesi di oggi è che ci siano delle strutture dell'immagine, delle strutture dello sguardo, che stanno diventando in qualche modo delle strutture di trasformazione della città. Per cui, sì, tu parli di città barocca. È vero, però c'è una differenza con la città barocca. Lo skyline, a differenza della città barocca, non ha nessun tipo di spazialità. Cioè non c'è un disegno di una piazza con le prospettive. Non ha i fronti urbani con le altezze regolamentate. Non è il boulevard ottocentesco di Parigi in cui venivano sventrate le città per fare le vie monumentali. È una griglia o qualcosa del genere in cui ogni piccolo lotto può comportarsi entro certi limiti molto ampi come vuole. E questo dà origine storicamente allo skyline. A New York lo skyline alla fine dell'Ottocento si sviluppa perché c'era bisogno che le persone stessero tutte vicine ai centri di comunicazione, ai centri finanziari, al porto. Si sviluppa lì per delle ragioni molto pratiche, perché non c'erano i telefoni, perché tutto si condensava in un luogo, no? E quindi iniziano, per mancanza di spazio, a svilupparsi in altezza. Molte città replicano questo modello perché è un modello che funziona bene. Cioè, crea un'idea, un'immagine di città senza averne la necessità, e che spesso ha un effetto antitetico. Cioè, se tu vai a Chicago, a New York e in pochissime altre città, ai piedi degli edifici hai una vita molto attiva, molto, come dicono loro, vibrant. Cioè, ci sono un sacco di cose che succedono. Se tu vai, non so, a Cincinnati, ai piedi degli edifici non c'è niente, ci sono dei parcheggi. A Houston la stessa cosa, perché lì sono edifici in cui
cioè il famoso centro direzionale, mentre poi la vita avviene altrove, sostanzialmente in grandi quartieri di villette, di case unifamiliari, tra cui ci si sposta con la macchina. Per cui sì, io ho costruito un discorso così, però ci sono delle differenze rispetto alla città barocca. Lo sguardo è sempre molto importante, ma, come dire, non è più uno sguardo orientato da qualcosa che viene progettato da un architetto o da un urbanista. È qualcosa che viene guidato da altri tipi di... da altre agenzie, si direbbe, tra cui una è la fotografia. Altre domande? Curiosità? Poi vi dimenticate di farmele. Io adesso parlo di altre cose. Vabbè. Ok. Tu io. Ecco, vi ho fatto questa lunghissima introduzione facendovi vedere tanti esempi diversi per darvi l'idea di quanto questo mondo di riferimento sia un mondo che funziona veramente su scala globale. Abbiamo visto città americane, forse città europee, ah sì, anche Parigi, abbiamo visto città asiatiche, città cinesi, così via. È interessante perché rispecchia quello che poi è anche il mondo dei social, che è un po' l'argomento di oggi. Cioè, i social sono effettivamente dei network globali, per cui chi di voi oggi posta una foto su Instagram può essere visto da qualsiasi altro utente in tutto il mondo. E qui vorrei fare una breve introduzione su quello che sono dei grandi, dei radicali cambiamenti che sono avvenuti nell'editoria di architettura negli ultimi 10-15 anni. Le cose sono cambiate veramente in profondità e ci si trova in una condizione che è talmente mutata che si fa fatica a capirci qualcosa. È una condizione che ha cambiato i ruoli di tutte le figure coinvolte, dalle case editrici agli direttori delle riviste, i fotografi, gli architetti stessi, i lettori delle riviste e così via. E in cui io in prima persona mi ci metto, sono coinvolto in pieno. E vi dico questo perché se non capiamo qual è tutto l'insieme degli elementi che interagiscono a creare l'immagine dell'architettura oggi, secondo me non riusciamo a capire veramente nulla. E soprattutto non avrebbe senso di parlare della fotografia spontanea, cioè quella fatta dai turisti e poi uploadata sui social media, perché saremmo troppo scollegati da quello che sono gli altri ambiti di produzione delle immagini dell'architettura. Per cui intanto vi parlerò un po' di come è cambiata l'editoria, di come dalla carta stampata si è passato all'editoria online e alla diffusione dei progetti di architettura via blog, newsletter e così via. Come questo interagisca con la fotografia di architettura professionale, e come questa si sia modificata negli ultimi anni, e quali siano gli spazi all'interno dei quali i fotografi di architettura si muovono oggi. Il terzo aspetto è un aspetto dedicato ai rendering, nel senso che io oggi parlo di fotografia spontanea, ma in realtà la mia ricerca è più trasversale, si riferisce all'immagine fotografica in generale. Oggi sempre di più l'architettura viene comunicata con immagini fotorealistiche, ma non fotografie. Cioè i rendering, le computer generated images, sono sempre di più simili alle fotografie, al punto che per certi versi capita di confondersi. A volte non si sa se si sta guardando un rendering o una fotografia, e non si sa se l'edificio sia stato effettivamente realizzato o no. Ultimo elemento è la fotografia spontanea. Vedremo che ci sono tantissimi casi e che in alcuni casi la fotografia spontanea viene utilizzata strumentalmente anche dagli architetti, da alcuni studi di architettura molto importanti, per comunicare i propri progetti e per costruire un'immagine pubblica della propria attività, dei propri lavori, dei propri progetti. Allora, negli ultimi anni, con l'avvento sostanzialmente del web, sempre di più si è cominciato a fruire l'architettura e a scoprire nuovi progetti online. Si tratta di
blog di architettura, si tratta di newsletter, si tratta di social media, ma soprattutto di siti che si sono sempre più strutturati come dei portali di architettura che sono visitatissimi. Dovete immaginare che i numeri oggi hanno raggiunto i numeri e le caratteristiche di come l'architettura viene percepita oggi hanno raggiunto dei livelli che sono impensabili anche solo rispetto a come le cose andavano 5, 6, 10 anni fa, sia per una newsletter può essere ricevuta in tutto il mondo, sia per numero di utenti. Immaginate che un sito come ArcDaily, che probabilmente è il più visitato al mondo, non so chi di voi conosce l'editoria d'architettura bene, però ArcDaily, che è un sito francamente orrendo, viene visitato tutti i giorni, tutti i mesi da 13 milioni di utenti, per un totale di 169 milioni di pagine visitate. Allora, una rivista come Domus o come Lotus o altre riviste importanti, Architectural Review, riviste internazionali di architettura, tirano qualche migliaio di copie. Si può immaginare che possano essere viste da al massimo qualche decina di migliaia di persone. Qui stiamo parlando di 169 milioni di pagine viste in un mese. Quindi è tutto cambiato. In più, tutti questi utenti fruiscono l'architettura in un modo che è completamente diverso rispetto al passato, in cui si spendeva del tempo e anche del denaro per comprare una rivista, un libro e mettersi a studiarla, a guardarla. Oggi molto spesso si guardano i progetti online, in pochissimo tempo se ne guardano molti, distrattamente, su dei supporti che non è più la carta stampata, magari stampata bene come una bella rivista, ma sul tablet, sul cellulare, mentre sono in macchina, in metropolitana, una riunione, mentre sta facendo una conferenza e così via. E questo è interessante perché ho fatto un certo numero di interviste con alcuni direttori dei più importanti portali di architettura del mondo e mi raccontavano che l'utente medio ha una fruizione distratta, estremamente distratta, solo attraverso le fotografie. Fino a poco tempo fa le riviste, almeno quelle più serie, non pubblicavano troppe fotografie, perché l'architettura bisogna studiarla, bisogna leggerla, per cui ci sono i disegni di architettura, ci sono i testi critici e ci sono le fotografie. Però sempre di più la fotografia ha acquisito importanza e mi raccontava il direttore di un portale italiano molto importante che l'utente medio sta sul sito per 2 minuti e vede 9 progetti. Quindi una media di 12 secondi per progetto. In 12 secondi quello che si riesce a guardare sono le prime 2 o 3 fotografie. Però se poi andate a vedere i contenuti di questo sito, su ogni scheda del progetto ci sono, non so, 10-15 fotografie, disegni, testi critici e così via, che però passano in secondo piano. Vedete qui alle mie spalle un'immagine, una schermata, l'ho fatta poco tempo fa, di ArcDaily. Vedete che si tratta solo di fotografie, non ci sono disegni. Questo è Disin, è uno delle più diffuse al mondo, che ha un pubblico metà di addetti ai lavori, metà di persone che si interessano ai temi di architettura e di design, è un blog inglese. E vedete che anche qui disegni di architettura non ce n'è, ci sono al massimo delle vignette con delle facce di architetti. Vedete invece che ci sono le icone dell'architettura. Adesso, pochi mesi fa, è stato inaugurato il Louvre di Abu Dhabi e c'è un invito a mettere un like a Disin su Facebook con un'immagine dell'edificio iconico. Questo è invece un sito italiano che si chiama Divisare, che è basato interamente, solo ed esclusivamente, sulle fotografie. Cioè l'home page è fatta solo di fotografie. Ecco, vi racconto queste cose perché le cose sono molto cambiate rispetto a prima, ma radicalmente cambiate, e non tutti se ne sono accorti. Un tipo di studi che non sia storico, cioè che non sia la storia delle riviste negli anni 50, negli anni 70, i gloriosi anni del modernismo e delle avanguardie, ma oggi è praticamente assente, cioè si tratta di un ambito in cui pochissime persone si occupano e hanno così una capacità di lettura critica e trasversale di quello che sta succedendo. Il fatto che la prima immagine di un progetto abbia acquisito questa importanza poi ricade anche su tutta una serie di altre cose. Cioè per esempio che la facciata del progetto non è più la facciata, non è più il fronte principale di un edificio, ma è la foto con cui io presento l'edificio.
può essere anche un interno, può essere un dettaglio, ma sostanzialmente il modo di percepire ha cambiato gerarchia, quindi la foto più efficace diventa la vera facciata del progetto. I fotografi a questo si sono dovuti in qualche modo adeguare, per cui quello che noi vediamo è sostanzialmente che negli ultimi 5, 6, 10 anni sempre di più è aumentata la spettacolarità e l'iconicità delle immagini dei progetti di architettura, perché devono competere su un mercato, un mondo che è pieno di segni e fruito con sempre maggiore velocità. Quindi la facilità di lettura, l'immediatezza dell'immagine, il facile effetto devono prevalere, devono essere importanti. Questo ha a che fare anche con l'immagine, con le scelte pratiche di alcuni professionisti. Io ho avuto il tempo per il mio dottorato di fare delle interviste, ho intervistato tanti fotografi professionisti di architettura e tutti loro raccontano che la loro vita è molto cambiata negli ultimi anni e che si è ridotta una capacità per la fotografia, per i fotografi, di configurarsi come uno strumento critico di lettura dell'architettura, cioè un modo di interpretare del fotografo, della rivista che presentava il servizio fotografico, eccetera, un certo progetto. Io sono abbastanza scettico sul fatto che la fotografia possa essere di per sé critica, sono più dell'idea che le fotografie possano essere utilizzate in un ambito, in un contesto critico. Però è anche vero che sempre di più la fotografia di architettura fatta dai fotografi è una fotografia pubblicitaria, perché non sono più le riviste a commissionare un servizio fotografico, ma sono gli architetti. L'architetto che ha fatto un certo edificio vuole promuoversi e quindi commissiona a un fotografo un servizio fotografico, che ovviamente non potrà andare contro alle intenzioni di chi ha commissionato il servizio fotografico. Quindi lo spazio di autonomia rispetto a quello che è, diciamo, la necessità di avere il consenso dell'architetto si è sempre più ridotto. Gli architetti sono gli unici in grado di commissionare, ovviamente ci sono eccezioni, ma gli unici in grado di commissionare dei servizi fotografici, e quello che le riviste e i blog pubblicano sono oggi sostanzialmente dei materiali che ricevono, non che producono loro. Quindi lo spazio di lettura critico, lo spazio di interpretazione si è sempre più schiacciato su un modello che è un modello promozionale, perché ovviamente l'architetto, tranne pochi casi illuminato, vuole promuovere il suo lavoro, fa fotografare il suo edificio per cercare il cliente che gli commissionerà il prossimo edificio. In più si è creata una nuova figura professionale, questo riguarda tutti voi se andrete mai a lavorare nell'editoria, cioè le cosiddette agenzie di stampa e di pubbliche relazioni. Fino a poco tempo fa in architettura tutto questo non c'era. In Italia è ancora molto scarso, però negli ambienti in cui si costruisce tanto e si costruisce in tutto il mondo, soprattutto l'ambito anglosassone, sempre di più i grossi uffici di architettura si affidano a delle agenzie di pubbliche relazioni che prendono alcune foto dei fotografi, i fotografi gliele cedono con tutti i diritti, per cui possono poi essere pubblicate letteralmente ovunque, e questo gruppo di fotografie, che possono essere 2, 5, 10, 15, vengono date gratuitamente a tutte le riviste e a tutti i blog, che pubblicheranno quelle foto che possono pubblicare senza pagare. Per cui sempre più spesso si ritrova lo stesso gruppo, lo stesso nucleo di poche fotografie in tutti i portali web del mondo, su tutte le riviste del mondo, per cui l'immagine dell'architettura, qua ci ricolleghiamo al discorso che faceva lui prima, è sempre più omologata in un certo senso. Si ripete sempre di più lo stesso tipo di interpretazione degli edifici, che in molti casi coincide con l'immagine che ha voluto dare l'architetto. Questo è interessante perché all'interno di questo mondo così omologato ci sono poi anche delle differenze, ci sono dei piccoli spazi di libertà, di anarchia. Uno di questi è la rivista in cui ho la fortuna di lavorare, in cui ancora si commissionano i servizi fotografici, anche perché ci sono persone che hanno voglia di farli, hanno voglia di metterci il proprio tempo, le proprie energie, le proprie capacità. Ma quello che è difficile è riuscire a organizzare un discorso, avere delle idee che non siano prettamente di tipo produttivo, cioè ho bisogno di tot foto, qualsiasi foto siano, vanno sempre bene. Questo è un po' quello che succede sui siti di architettura oggi. Vi faccio vedere alcuni lavori di fotografi che ho intervistato, vi faccio vedere tre di quelli che oggi sono tra i più rappresentati nelle riviste di architettura in tutto il mondo. Questo è un fotografo olandese, si chiama Iwan Ban, è molto famoso, veramente forse in questo momento il più famoso del mondo. È un fotografo che viaggia ininterrottamente,
penso che fotografi abbia, magari adesso si è dato un po' una calmata, ma ci sono stati degli anni in cui fotografava 4-5 progetti a settimana in diversi continenti, per cui veramente una vita dedicata solo al viaggio e al reportage dell'architettura. Vedete per esempio questa immagine di Dubai che ho scelto volutamente di mettere anche in relazione alle altre immagini che avete visto prima, che è un'immagine fatta dall'elicottero. I fotografi devono distinguersi il più possibile dalla massa di fotografie prodotte da un pubblico generale di amatori, perché tutti ormai possono andare a Dubai a fare delle foto di architettura. Quindi i professionisti devono distinguersi e si dibattono tra il trovare una propria cifra distintiva, ma allo stesso tempo di non discostarsi troppo da quegli standard editoriali che gli permettono di avere visibilità sulle riviste che sono ancora in vita, e sui blog, e sui siti di architettura. Quindi è una condizione abbastanza difficile. Vedete che in questo caso dall'elicottero Dubai appare spettacolarizzata in tutta la sua dimensione. Per cui il contrasto fra figure sfondo, fra lo skyline e la città generica che avete in primo piano, è fondamentale per dare un'idea di spettacolo. Questa è un'immagine di Parigi. Yuan Ban è molto noto, a volte viene anche così, diciamo, ci sono delle battute su di lui perché prende sempre l'elicottero. In realtà è molto interessante il lavoro che lui fa, da un lato perché lavora appunto sempre su questa idea della figura dello sfondo, che è un tema fotografico ed è un tema grafico molto importante, proprio di rappresentazione, di percezione, e dall'altro perché la veduta dall'alto per gli architetti ha un significato, nel senso che è un po' come quando l'architetto sta lavorando sul modellino, oppure ricorda dei periodi storici in cui l'architettura si rappresentava solo con delle vedute dall'alto perché era un segno di progresso, un segno di progresso, ma anche di controllo da parte dell'architetto in un momento in cui l'architetto pretendeva di avere un forte controllo sulle dinamiche sociali. Qui vedete una fotografia in cui si vede la Fondazione Louis Vuitton, quella che io ho fotografato dall'interno, vedete nell'angolo. Però vedete anche che ci sono gli altri simboli della città, in primis la Tour Eiffel, per cui diventa immediatamente riconoscibile. Yuan Ban è interessante perché lui è veramente un fotografo bravissimo, interessantissimo, perché fotografa in un modo simile luoghi molto diversi tra loro. Questa è una piccola scuola nel Burkina Faso, e vedete che ancora una volta prende l'elicottero e va a vedere e fa vedere i tipi di insediamento che ci sono in questi luoghi. Ovviamente non si limita a questo tipo di immagini, ma anche entra negli edifici, e una delle sue caratteristiche è di portare, lui dice, la vita, le situazioni, un po' di antropologia dentro alle sue fotografie. Ci sono molti punti critici, secondo me, nel suo lavoro, non è questo lo scopo del mio contributo di oggi, però vedete che le fotografie ci sono, quella di sinistra è la Fondazione Vuitton a Parigi, quella di destra è una scuola a Kibera, in una zona, una periferia di Nairobi. Vedete che molte delle fotografie, vedrete anche nelle prossime, sono scattate allo stesso momento della giornata. Questa è una cosa tipica della fotografia di architettura, anche più classica, cioè di prendere alcuni istanti della giornata e di replicarli all'infinito. Uno di questi è il momento in cui siamo prima del crepuscolo, si vede ancora il paesaggio, la luce del cielo, il colore del cielo, che non è ancora nero, ma allo stesso tempo le luci degli edifici sono illuminate, sono accese, per cui si vede anche l'interno degli edifici. Questo crea un effetto di trasparenza che è stato importantissimo per i fotografi, per gli architetti, diciamo, da 80 anni a questa parte. Cioè da quando l'architettura moderna si è configurata anche come un sistema mediatico. Questi invece sono dei fotografi inglesi, si chiamano Afton & Crowe, sono due fotografi che hanno l'ufficio a Londra, e vedete anche qui che c'è un tramonto con uno skyline, lo rivedremo anche in altre immagini successive, e vedete che c'è un edificio in primo piano che si staglia, che brilla, molto bianco, probabilmente ci sono stati degli interventi di Photoshop per farlo risaltare di più con questo effetto figura sfondo. E vedete anche sotto c'è un momento nel tardo pomeriggio in cui ci sono delle riflessioni, cioè tutti i temi che funzionano benissimo in fotografia, tant'è vero che queste fotografie sono estremamente diffuse e si trovano su tantissimi blog e su molte riviste di architettura.
Questo è un altro coppia di fotografie di Afton & Crow. Vedete che c'è il tema dello specchio, questa tettoia a Marsiglia, e c'è anche il controluce. Fare l'architettura in controluce è qualcosa che fino a poco tempo fa era considerato un tabù. Però alcuni fotografi oggi lo fanno, e anche con degli ottimi risultati, molto drammatici, molto poetici, proprio per cercare una propria cifra che li distingua da quello che è la fotografia di architettura in senso ortodosso. Ovviamente potremmo discutere a lungo su che cos'è la fotografia standard di architettura, ma diciamo che esiste una serie di regole non scritte, ma praticate da moltissimi fotografi e da moltissimi architetti, cioè pretese da molti architetti per rappresentare gli edifici. Questo è un terzo fotografo che vi presento, si chiama Fernando Guerra, è un fotografo che sta avendo un grandissimo successo negli ultimi anni a livello internazionale, in realtà lui lavora da molto tempo, è portoghese, ed è noto perché fa molte foto di notte e perché le sue fotografie hanno sempre delle persone. Un caso particolare perché ci sono molti, uno studentato, ed è una foto che io amo particolarmente, anche se mi chiedo sempre se sia stata costruita in qualche modo oppure no. In ogni caso è interessante che lui faccia questo tipo di immagini, perché la maggior parte delle sue foto invece hanno questo tipo di immaginario, che è un immaginario legato al Mediterraneo, a un certo tipo di luce, un certo tipo di cieli e a un certo tipo di architettura molto bianca, molto anche formalista, che è poi l'architettura, almeno quel tipo di architettura portoghese che viene pubblicata molto nelle riviste. Vedete che c'è sempre una personcina, spesso in movimento, caratteristiche della sua fotografia. Ci sono domande? Ecco, vi ho fatto vedere un po' di esempi perché i fotografi vivono in una condizione molto particolare. La cosa interessante è che tutti loro viaggiano continuamente e hanno delle esistenze che sono quasi interamente così devote al loro lavoro, concentrate sul loro lavoro, nel senso che chi inizia a pubblicare tanto, a essere molto richiesto, viene così trascinato dentro a un ciclo di produzione delle immagini che è rapidissimo e anche di consumo delle immagini che è rapidissimo. Ed è interessante perché molto spesso si pensa che i fotografi di architettura abbiano tanto tempo per stare a meditare sulle loro foto, per capire i progetti, per comprendere molte cose delle cose dei progetti che fotografano. In realtà sempre più spesso si tratta di servizi fotografici fatti molto velocemente, con molta fretta, con l'esigenza di spostarsi rapidamente da una città all'altra, spesso anche lontane. E questo fa riflettere non tanto sulla vita che loro fanno, ma sul tipo di percezione che si ha dell'architettura, nel senso che il modo in cui l'architettura viene percepita da una persona che si sposta continuamente ovviamente è molto diversa da chi invece i progetti li vive con la quotidianità durante la propria giornata e per lungo tempo. Qui ci sono moltissimi punti critici nel modo in cui si sta configurando questo tipo di lavoro e questo tipo di mondo editoriale online. Il terzo punto di cui vorrei parlarvi sono i rendering. Ho già accennato qualcosa prima. Quello che state vedendo qui in diapositiva è un rendering fotorealistico fatto da uno studio norvegese, si chiamano MIR, sono tra i più importanti o i più stimati al mondo, e è un rendering di un progetto di un'architetta che adesso non c'è più, si chiama Zadid, diciamo una delle più importanti, più famose archistar del mondo. Vedete che è un'immagine estremamente fotorealista e per niente astratta. I rendering hanno avuto un'evoluzione rapidissima negli ultimi 10 anni, si è passati da un immaginario molto astratto, ancora molto architettonico, molto concettuale, a un immaginario che è totalmente cinematografico e fotografico. Dico cinematografico perché tutti noi siamo abituati sempre di più a osservare, a guardare film in 3D, cartoni animati fatti con il 3D, rendering, videogiochi fatti in 3D. E le animazioni sono ormai una cosa assolutamente normale.
L'architettura è arrivata un po' in ritardo su questo, ma sempre di più il rendering sta diventando fotorealistico e raggiunge a volte dei livelli di accuratezza davvero notevoli. Il rendering ha delle potenzialità straordinarie, anche delle grandissime criticità, di cui adesso possiamo fare qualche accenno. Vi faccio vedere due esempi, sempre di Zadid. Vedete a sinistra ci sono due rendering di un progetto da Abu Dhabi del 2006, quindi sono passati 12 anni, e vedete che si tratta di un rendering completamente astratto rispetto a quello che vi ho mostrato. Questo è invece un progetto in Cambogia, più recente, del 2014. Con il giro di 8 anni, 2006-2014, è cambiato tutto, nel senso che non c'è più solo il tema architettonico, che erano i volumi, erano queste vetrate trasparenti. Guardate anche gli interni, guardate come sono rappresentate le persone, guardate come sono rappresentate le luci, e guardate invece come un'agenzia, uno studio che si occupa solo di costruzione, di rendering, di rappresentazioni virtuali dell'architettura, è in grado di restituire una complessità e una fotorealisticità completamente diversa dal passato. Questi sono altri esempi, sono uno studio olandese, si chiama OMA, avrete sentito parlare di Rem Koolhaas, un architetto forse il più importante del mondo in questo momento, anche per il suo lavoro così critico, non soltanto architettonico. Ha lavorato con grafici importantissimi, tra cui Bruce Mau, con cui ha fatto delle pubblicazioni fantastiche. Vedete come si è passato da un tipo di rappresentazione dei progetti che li contraddistingueva, per cui sempre con un fare un po' surreale. Vedete che questa è un'immagine di un progetto della Défense a cui una mano toglie dal modellino un tappo per far vedere che là sotto sta succedendo qualcosa, no? Invece sulla destra vedete un rendering di un altro progetto più recente, estremamente fotorealistico, come se fosse già realizzato, in cui non c'è nessun gioco sulla rappresentazione e l'agire dell'architetto. Sempre OMA, OMA, vedete un riferimento al surrealismo molto chiaro sulla sinistra, e vedete sulla destra un rendering fotorealistico molto più convenzionale. Questo invece sono dei progetti di MVRDV, sono degli altri architetti molto affermati olandesi. Vedete un progetto del 2001, sono queste due immagini che vedete in alto, vedete come sono schematiche, astratte, scarne, anche brutali, e vedete come invece poi, per motivi di successo economico, di successo dello studio, hanno iniziato a fare dei rendering fotorealistici molto più ingentiliti. Io ho intervistato molti architetti e mi dicevano: ormai se non fai rendering fotorealistici non vinci concorsi, la gente non ti capisce più. E questo è un aspetto importante del rendering, perché il rendering è un tipo di immagine che permette a chi non sa leggere i disegni di architettura di capire l'architettura o di capirne alcuni aspetti. Ovviamente ci sono delle criticità, nel senso che, per esempio, assomigliando molto alle fotografie, attira a sé un'area di presunta oggettività, che in realtà neanche la fotografia ha, ma molte persone pensano che quello che vedono sia la verità, sia la realtà. In realtà si tratta solo di un aspetto della realtà che chi progetta il rendering decide di farti vedere. Ci sono poi altre cose interessanti del rendering, perché essendo un tipo di immagine non più solo nelle mani degli architetti, ma fatta da degli studi esterni, è un'immagine che può essere commissionata da tanti altri attori dei processi di trasformazione della città e dell'architettura, quindi amministrazioni pubbliche, investitori, real estate, venditori, chiunque può commissionare un rendering, e questo fa sì che il potere decisionale e anche il controllo sui singoli progetti si sia spostato di molto dalle mani degli architetti in un ambito molto più allargato. Vabbè, dei rendering si potrebbe parlare per ore e ore, però mi interessava parlarvi di questo perché di fatto, se non si capisce che peso hanno le trasformazioni che sono avvenute negli ultimi 10 anni, e le componenti sono varie, alla trasformazione sostanzialmente digitale, cioè il fatto che oggi molta dell'editoria è andata online e molte delle comunicazioni arrivano praticamente in tempo reale, per cui io posso sapere in tempo reale che un certo edificio è stato completato, inaugurato in ogni parte del mondo, mentre fino a 10 anni fa dovevo aspettare di comprarmi una rivista su cui un fotografo
avrebbe pubblicato delle immagini in anteprima perché era stato mandato a fotografare. Tutto è cambiato. Io ovviamente non ho nessuna pretesa di dire che ci sia un rapporto diretto di influenza e di, come dire, di causa-effetto fra il digitale e l'immagine digitale e l'architettura. Si tratta di una serie di elementi legati alle tecnologie e all'introduzione delle tecnologie digitali nel mondo dell'architettura, il primo dei quali è il fatto che si progetta in un altro modo, si progetta con il 3D, l'ingegneria è molto più in grado di gestire strutture molto più complesse e così via. Certo è che comunque se prima i riferimenti erano di i progetti che si vedevano erano meno e con più attenzione, oggi le cose sono molto cambiate, sono cambiate così come vi ho raccontato. Sempre di più, inoltre, i rendering accentuano degli aspetti spettacolari della realtà, perché devono avere un certo successo, devono farsi amare dalle persone, devono attrarre la loro attenzione. Per cui molta luminosità nelle immagini, una enfasi sulle trasparenze, un'enfasi sugli aspetti iconici e scultori degli edifici, sono tutte cose che vengono enfatizzate nei rendering per farli funzionare meglio. Una delle analisi che io ho fatto nello studiare i rendering è proprio di analizzare in un concorso che è stato il concorso con più partecipazione della storia dei concorsi pubblici, che è il concorso per il Guggenheim di Helsinki. Ho analizzato diverse centinaia di rendering di proposte degli architetti, vedendo che tutti loro utilizzavano rendering e molti di loro i rendering fotorealistici. E questo è molto interessante perché si vede come oggi gli architetti lavorano e come poi il lavorare corrisponda a dei cambiamenti nella città e anche nel modo in cui noi queste città le abitiamo. Ok. L'ultimo aspetto, che però è un po' il tema su cui voglio insistere, è quello dei social. Nel senso che la fotografia professionale e il rendering sono sostanzialmente per gli addetti ai lavori. Invece la fotografia dei social è veramente per tutti, o per quasi tutti. Vedete qui una slide in cui ho montato un po' di selfie, o pseudo-selfie, o ritratti di persone davanti a monumenti famosi di tutte le epoche. Vedete l'edificio di Dubai, di cui abbiamo già parlato, vedete anche la Tour Eiffel, la piramide del Louvre, e così via. Ci sono anche le piramidi d'Egitto, così. E così via. Li ho messi insieme perché, appunto, ci sono alcuni aspetti teorici che io per ora ho tralasciato, ma sostanzialmente l'edificio iconico, dopo un lungo periodo di architettura moderna in cui il monumento, l'iconicità era negata, perché il modernismo, il moderno rifiutava questo tipo di estetica, è riemersa con una grandissima forza ed è riemersa anche in un modo inaspettato, cioè sotto forma dell'iconic building, il cosiddetto iconic building. È interessante perché è una forma di monumentalità che corrisponde per certi versi ai monumenti del passato. Allora, se la Torre Eiffel è il monumento di un'intera epoca, di un secolo, di un certo tipo di avanzamento tecnico, tecnologico, ed è diventata il simbolo di Parigi, il simbolo della Francia, e addirittura un'immagine che ha a che fare con l'idea di turismo in generale. C'è un bellissimo testo di Pierre Bourdieu, anzi, scusatemi, lo potrei anche leggere. Vediamo se lo trovo. Non lo trovo. C'è un bellissimo testo di Roland Barthes che si è intitolato proprio La Tour Eiffel, un librettino di poche pagine che vi consiglio di leggere, in cui l'autore praticamente parla dell'identità fra l'idea stessa del turismo globale e la Tour Eiffel. Cioè, ovunque nel mondo, quando si parla di Tour Eiffel, si parla di turismo, di viaggio, di sogno, eccetera, eccetera. E questo è estremamente interessante perché in realtà sempre di più ci sono tanti edifici, tante architetture che si comportano in questo modo. Pensate per esempio al caso di Dubai. In Dubai ci sono alcune icone che funzionano per metonimia, cioè come la Torre Eiffel significa Parigi, l'albergo a forma di vela, quello che vedete
Quell'immagine lì che per tanti anni è stata clamorosamente promossa su tutte le riviste di viaggi, di cultura generale e così via, si parla di Dubai parlando di un singolo edificio. E siamo in un punto in cui, come dire, si è passato da quello che era nell'architettura un valore di uso, una funzione dell'architettura, a un valore che Benjamin, Walter Benjamin avrebbe definito cultuale. Espositivo o di scambio. Cioè, Benjamin si riferisce soprattutto all'opera d'arte e nell'ambito artistico il suo famosissimo saggio sull'opera d'arte nell'epoca della reprocibibilità tecnica è stato studiato, analizzato, sviscerato, declinato, interpretato in mille modi diversi. In architettura molto poco. In realtà la comparsa dell'iconic building da una ventina di anni a questa parte è esattamente nel solco di quello che aveva preconizzato Benjamin, nel senso che noi non guardiamo più gli edifici perché abbiamo un rapporto con loro di uso o di culto, come diceva Benjamin per l'arte, ma abbiamo un utilizzo e fruiamo degli edifici e questi edifici esistono perché hanno un valore di scambio, cioè sostanzialmente il loro valore è la capacità di circolare all'interno di un circuito mediatico, di cui i social sono una delle manifestazioni più estreme, e di replicare l'immagine della città e del luogo in cui si trovano all'infinito. Questo è molto semplice, secondo me, da capire, ma è estremamente vero, estremamente significativo, tra l'altro, perché fa capire qual è il significato che noi possiamo attribuire a molti di questi edifici. L'idea che ci siano delle icone, l'idea di costruire una città per icone, è incarnata, come già ho detto molte volte, da Dubai. Dubai è un caso estremo e perché è estremo permette di capire meglio alcuni fenomeni che sono tipici in realtà anche di realtà diverse in cui le cose sono meno comprensibili. Vi faccio vedere una slide in cui c'è quella che diventerà la terza icona di Dubai, secondo me, che è il Dubai Frame. A Dubai è stato indetto qualche anno fa un concorso per costruire un edificio iconico che fosse importante per la città e così via. Il concorso era sponsorizzato da una società che si occupa di ascensori e il concorso è stato vinto da un architetto messicano, che ha proposto di costruire non una torre iconica, ma una cornice, un frame, attraverso cui guardare le icone che già sono sovrabbondanti nella città di Dubai, che è fatta sostanzialmente solo di edifici iconici. Il frame è in una posizione strategica fra la città nuova, lo skyline della via principale, e la città vecchia, ed è stato realizzato. Questa slide l'ho preparata qualche tempo fa, adesso l'edificio è completo, o quasi completo, ed è sostanzialmente una torre e un osservatorio, per cui non è un edificio che abbia una vera e propria funzione se non quella di salire e guardare lo skyline di Dubai dall'alto e il mare e così via. È interessante perché in questo caso si ha una analogia letterale fra quello che è l'idea di icona e l'idea di città fotografica e il fatto di mettere una città in cornice, per cui non si tratta più di metafore, si tratta di costruire letteralmente una cornice, al punto che esiste una controversia che probabilmente non verrà mai risolta fra l'architetto vincitore del concorso e la municipalità di Dubai, perché il progetto è stato, senza consultare l'architetto, cambiato e reso molto più simile mimeticamente a una cornice di quanto non fosse originariamente. Se vedete, c'è un disegno del progetto come era nel concorso, vedete che si tratta di una cornice molto sottile, molto astratta, invece poi è stata realizzata una vera e propria cornice con anche delle decorazioni un po' barocche, e questo ovviamente l'architetto non l'ha gradito. Ritorniamo al nostro Instagram. Instagram è interessantissimo perché già l'anno scorso aveva 700 milioni di utenti attivi. 700 milioni di utenti attivi significa che una persona su 10 al mondo è un utente di Instagram. Ovviamente in luoghi molto aggiornati dal punto di vista tecnologico, come può essere questa scuola o l'Italia in generale, l'Europa, il mondo più sviluppato dal punto di vista tecnologico, questo crea, come dire, una
una frequenza molto più ampia di utenti, no? Questo è un primo dato. È interessante perché Instagram è un po' diverso dagli altri social perché è dedicato solo ed esclusivamente alla fotografia ed è in grado di produrre anche delle fotografie fatte in un certo modo. Molti di voi probabilmente lo conoscono, ma mi piace anche di ricamarci un po' sopra per provare poi ad avere anche degli argomenti di discussione. Nasce nel 2010 e nel giro di pochi mesi raggiunge 1 milione di utenti e poi nel giro di pochissimo tempo, di un anno o due, raggiunge una tale diffusione che Facebook lo compra per $1 miliardo. Quindi voi potete immaginare come questo social abbia delle potenzialità di visibilità e di commercio estremamente appetibili per chi si occupa di comunicazione. Perché è così importante Instagram? Perché funziona così bene? Funziona bene perché all'inizio Instagram permetteva di pubblicare soltanto immagini scattate con il telefonino e che potevano essere opportunamente migliorate da una serie di filtri che ci sono ancora peraltro su Instagram ma che vengono usati sempre meno. Instagram si rifà come nome alla Instamatic. L'Instamatic sono delle immagini, delle macchine fotografiche della Kodak che negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 80 sono state prodotte molto economiche e che facevano delle immagini alla portata, che potevano essere appunto erano alla portata di tutti, erano molto economiche e molto diffuse per il mondo, si trovavano dappertutto e sono quelle immagini che poi invecchiavano male, cioè invecchiando le stampe fatte con la Instamatic, così come molte altre pellicole non professionali ma anche alcune professionali come noi sappiamo invecchiano e prendono delle dominanti, per cui molti dei filtri di Instagram sono in realtà filtri che simulano l'invecchiamento di stampe e pellicole. Cioè hanno quell'alone di quell'allure del passato, passato recente, che hanno le foto ricordo dei nostri genitori o della, non so voi di che anni siete, però io scattavo ancora le foto in pellicola quando ero bambino e se le riguardo adesso sono tutte un po' violette, un po' bluastre, un po' azzurrine, cioè esattamente i filtri di Instagram. Quindi c'è una coincidenza, una così un'unione mistica fra l'istantanea di oggi e l'idea di qualcosa che appartiene al passato. Questo sembra avere causato all'inizio almeno il grandissimo successo di questo social. Ed è interessante perché successivamente i filtri sono stati sempre meno usati e Instagram oggi è una piattaforma veramente utilizzata in modo trasversale perché viene utilizzata da qualcuno come un diario, da qualcun altro come una bacheca su cui posso pubblicare immagini di altri. C'è chi lo utilizza a fini professionali, ci sono i blogger che si fotografano e sponsorizzano alcuni prodotti, questo vale per il cibo così come per i vestiti, e alcuni utenti Instagram sono delle celebrità. Questo è interessante perché è totalmente così inaspettato, è qualcosa di totalmente nuovo e in qualche modo interagisce anche con i fenomeni dell'architettura. Quello che oggi sembra essere, per così dire, una novità è anche il fatto che l'architettura è spesso uno dei soggetti delle fotografie delle persone. E in realtà, come dire, se noi andiamo a rivedere le fotografie del passato ci accorgiamo che non è poi così una novità. Negli anni 60, nel 65, Pierre Bourdieu scrive, cura una serie di saggi interessantissimi su come la fotografia fosse un'arte media, la definisce lui, cioè un'arte a disposizione di una classe o di alcune classi sociali, di come ci fossero degli atteggiamenti che si replicavano sempre in tutte le persone che facevano fotografia o in alcuni gruppi sociali. Per esempio una delle cose più clamorose che dice Bourdieu è che si fotografa quando si va in vacanza, ma sono anche le fotografie che fanno la vacanza. E questo è quanto mai vero, nel senso che oggi chiunque viaggi si ritroverà spesso in alcuni luoghi che sono deputati per fare le fotografie. C'è scritto su un totem, questo è il tuo luogo ideale per i selfie di Instagram, o siti web e riviste di turismo parlano di luoghi ideali per fotografarsi. Questo è interessante perché
Una volta esistevano i fotoclub, esistevano delle associazioni di persone che si ritrovavano per stampare, per fotografare, eccetera, eccetera. Oggi ci sono i social media, che sono delle comunità virtuali, ma sono effettivamente delle comunità. E mi vorrei soffermare un momentino in più su quello che è il fenomeno più estremo dei social e della diffusione delle tecnologie digitali, delle macchine fotografiche digitali grazie agli smartphone, cioè il selfie. Tutti voi conoscete il selfie, tutti voi vi sarete fatti un selfie, o decine di selfie, centinaia di selfie, sempre di più si fa il selfie. Il selfie, per quanto riguarda l'architettura, è interessante. Guardate queste fotografie. In molte di queste fotografie le persone interagiscono con l'architettura con il loro corpo, cioè non si limitano più a fotografare l'architettura o a fotografarsi o a farsi fotografare, farsi fare il ritratto, ma davanti a un edificio importante, ma interagiscono. Questo da un lato conferma il rapporto fertile che c'è fra monumenti, edifici iconici e fotografi e turisti, e dall'altro racconta di un così che oggi che il costo del singolo scatto e diciamo la facilità con cui le foto possono essere realizzate è estrema, il costo del singolo scatto è sceso a zero, per cui le persone si sentono libere di fare tutta una serie di attività anche divertenti, buffe, con gli edifici. Tutte cose che fino a qualche tempo fa non si sarebbero viste, cioè il fatto che l'edificio diventi un modellino perché si sfruttano degli allineamenti prospettici, allora sta in una mano, sta appoggiato sul palmo di una mano, oppure le persone fanno finta di tenere sull'edificio, sono tutti dei giochetti che raccontano in realtà di un modo diverso di rapportarsi a questo tipo di architetture. Tenete conto che l'architettura iconica, soprattutto nei casi più estremi, è odiata dagli architetti. Cioè tutti gli edifici più famosi degli ultimi 20 anni vengono regolarmente bollati come delle porcherie, se non ignorati dal mondo dell'architettura. E questo perché? Perché vanno contro tutta una serie di elementi della cultura architettonica, in molti casi io do ragione agli architetti, ma mi interessa invece vedere e cercare di capire perché questi edifici hanno così successo, perché piacciono alla gente comune e perché appunto funzionano così bene. Funzionano bene perché da un lato corrispondono a un desiderio di un aspetto simbolico, di una fruizione dell'architettura che è anche più emotiva, più simbolica e che per molti decenni è stata negata dall'architettura moderna, ma anche perché esistono degli strumenti, in primis la fotografia, per riuscire ad avere a che fare con questi monumenti. È chiaro che con un edificio fatto come un perfetto parallelepipedo, un edificio modernista, che non ha nessun tipo di iconicità, è molto più difficile rapportarsi. Invece con una macchina fotografica e un edificio iconico sono innumerevoli le cose che io posso fare. Il selfie poi è anche interessante perché si configura come un tipo di fotografia a cavallo fra generi diversi. C'è la foto di viaggio, c'è il reportage, c'è il ritratto, c'è la performance, perché ovviamente i gesti che devo fare per allinearmi, io, l'edificio, il cellulare, magari ho anche il selfie stick, eccetera, fanno sì che si crei una vera e propria specie di danza o comunque un tipo di prossemica tra me e l'edificio. Tutte cose inedite in pratica per la fotografia. E è un tipo di rappresentazione oggi molto popolare, ma che fino a poco tempo fa era di pertinenza solo di pochissime persone. Chi si faceva l'autoritratto era fondamentalmente un artista. Vi porto un esempio di molti secoli fa, 1500. Questo è un pittore belga, un pittore fiammingo, che aveva passato alcuni anni a Roma e aveva dipinto le rovine romane nel XVI secolo. Dopo essere tornato in Belgio, qualche anno dopo si ritrae, fa un autoritratto davanti alle rovine del Colosseo. È interessante perché se si guarda bene il quadro si capisce che è un quadro di un quadro. Cioè, esiste un titolo del quadro per cui lo stesso gioco che oggi si fa a volte con le rappresentazioni già veniva fatto nel XVI secolo con un pittore che si ritrae davanti a un'opera che aveva fatto qualche decennio prima e nella quale c'è lui stesso che sta disegnando. Questi sono altri esempi tratti da, diciamo, una storia dell'arte successiva, sono i secoli del Grand Tour, in cui i nobili europei, soprattutto inglesi, francesi, anche russi e tedeschi,
venivano in Italia e si facevano ritrarre non nello studio del pittore, ma sullo sfondo di rovine romane. A volte anche con degli sfondi che erano in realtà immaginati, c'era un pastiche di elementi diversi della cultura, così dell'architettura classica. Oggi invece tutti possono fotografarsi, tutti possono farsi un selfie, e questo è estremamente interessante perché il selfie si è configurato veramente come il modo più diretto di appropriarsi dell'architettura e dello spazio pubblico grazie alla fotografia. E quindi, nonostante sia da molti considerato come una cosa minore, una cosa di ingenuità molto popolare, io penso che sia estremamente importante prendere atto di quali sono le ragioni per cui questo tipo di fotografia abbia molto successo. Vi faccio vedere adesso alcuni esempi di selfie o ritratti di Instagram che funzionano, che hanno molto successo, legati alle icone di architettura, e ve li faccio vedere per dimostrarvi come le fotografie postate sui social tendano da un lato a rafforzare le immagini delle icone. Quelle che vedete sono due immagini di un profilo Instagram di un tale che si chiama Murad Osman, è un ingegnere russo che ha circa 5 milioni di follower su Instagram e che è diventato famoso qualche anno fa perché ha fatto una fotografia per puro caso, per errore, in cui la sua fidanzata, che poi lo so perché io adesso sono un loro fan, un loro follower, quindi so tutto di loro, poi è diventata sua moglie, e in una vacanza lei lo tirava per il braccio, lui si fermava sempre a fotografare, a un certo punto esce questa fotografia in cui lei lo tira e davanti a lei c'è qualcosa da vedere. Questo atto per caso diventa a un certo punto un format di una serie fotografica molto ampia che si chiama Follow Me Too, in cui i due fidanzati hanno iniziato a fotografare luoghi diversi e la ragazza è sempre ripresa di spalle, sempre muta il suo vestito, la sua mise, dei capelli, l'acconciatura e anche i gioielli, in relazione al luogo in cui sono, che viene in qualche modo simboleggiato dalle icone di architettura che si vedono sullo sfondo e che rendono il luogo immediatamente riconoscibile. Adesso io, in tutto questo contributo, continuo a insistere su New York e Dubai, perché è l'immagine turistica classica, e l'altra perché è l'immagine di un turismo contemporaneo estremo. Tenete conto che l'aeroporto di Dubai ha già da qualche anno più visitatori di quello di New York e ci sono più persone che passano una notte a Dubai in un anno rispetto a quelle che passano notte a New York. Quindi diciamo gli equilibri mondiali si stanno un po' spostando, anche se noi magari non ce ne accorgiamo dall'Italia. Questa è un'altra serie di immagini, vedete che ci sono sempre grandi icone di architettura di tutti i tempi, vedete ancora Dubai, vedete New York con il Brooklyn Bridge, vedete le moschee, una moschea di Istanbul, vedete la Torre Eiffel, ma non la vera Torre Eiffel, vedete quella che c'è riprodotta a Las Vegas, e vedete il Colosseo, vedete Taipei, insomma ce ne sono infinite. È molto interessante vedere che cosa fanno questi russi, perché nel tempo questo progetto si è sviluppato, si è trasformato e è diventato un format pubblicitario, nel senso che adesso sono gli uffici di turismo di diverse città o diversi paesi del mondo, sono i brand di vestiti, sono i brand di marche di macchine fotografiche, tutto quello che riguarda qualcosa che può essere introdotto, promosso all'interno di questo format, anche se spesso uno non se ne accorge guardando solo le immagini, è diventato parte di una costruzione che viene veicolata con così l'apparente semplicità di un social media e di una foto spontaneamente creata. In realtà si tratta di una cosa molto strutturata. Oggi Osman e la moglie hanno un sito web di promozione turistica che funziona benissimo e hanno una trasmissione su una delle più importanti emittenti televisive russe di turismo che racconta dei loro viaggi e del loro lavoro. E chi di voi vuole prendersi la briga di cercare Murad Osman su Instagram vedrà una collezione di tutte le icone di architettura e tutti i monumenti di tutte le epoche, che è uno specchio del turismo contemporaneo. È uno specchio di una metageografia fatta di highlights, quindi un modo di viaggiare, un modo di concepire il mondo che da un lato
lo omologa, lo appiattisce, lo rende simile, per cui ogni luogo sembra simile a se stesso, dall'altro, diciamo, a volte fa vedere anche delle specificità. Certo è che il tipo di immaginario iconico in questo tipo di lavoro viene rafforzato in maniera radicale. Adesso vi racconto gli ultimi due esempi che vorrei farvi di come l'architettura venga rappresentata dalla fotografia spontaneamente caricata sui social in un certo modo e di come questo abbia delle potenzialità ma anche delle criticità. E cioè, questo l'ho già detto ma lo ripeto, che da un lato 700 milioni di sguardi, io mi riferisco soltanto a Instagram, ma ci sono anche molti altri social, sono in grado di raccontare l'architettura in un modo molto più completo, spiazzante, interessante, spontaneo, rispetto a come non facciano i fotografi professionisti. Questo vi ho spiegato prima quali sono le criticità oggi del mondo dell'editoria ufficiale dell'architettura. Dall'altro lato però la ripetizione di tantissime immagini tutte simili sostanzialmente, anche perché uno dei problemi dei social è che scimmiottano la fotografia professionale di architettura nella sua versione più semplice, è il fatto di rafforzare all'infinito le icone di architettura e aumentare la spettacolarità dei luoghi. Qui vedete un primo esempio tratto da un concorso fotografico indetto dallo studio di architettura SOM, che è uno degli studi più grandi del mondo di architettura, una grande multinazionale che oggi ha sede in diversi paesi e che ha realizzato alcuni degli edifici più importanti o più grandi, più iconici di molte città, tra cui One World Trade Center, che è la torre simbolo di New York della ricostruzione dopo il crollo delle Torri Gemelle. SOM ha costruito anche il Burj Khalifa di Dubai, ha costruito anche alcuni dei grattacieli più alti, che sono stati i più alti, a Chicago. È uno studio molto importante. Nel 2003, fine 2003, inizio 2004, quando il nuovo edificio del World Trade Center viene inaugurato, gli architetti decidono di indire un concorso fotografico che poteva essere a cui si poteva partecipare o via email o inviando delle foto via mail o direttamente su Instagram, sul tema del nuovo edificio, e cioè sarebbe stata premiata la foto che maggiormente avrebbe riscosso appunto il successo di una certa giuria, ma nella foto doveva comparire sempre questo edificio, quindi il tema era una foto di architettura di questo edificio. La torre la vedete qua in tutte le nuove immagini che io ho selezionato, o forse si tratta di un'unica schermata, adesso non lo ricordo. Se andiamo a analizzare le singole immagini, o almeno gruppi di immagini, vediamo che possiamo dire sostanzialmente dare due tipi di interpretazioni. La prima è che ci sono immagini come o quella centrale, altre immagini che richiamano la fotografia, diciamo, delle avanguardie, la nuova fotografia, quella in cui si tendeva ad astrarre, a graficizzare quello che era l'architettura, e in cui appunto c'è una lettura molto formale degli aspetti architettonici. L'altro tipo di tendenza è quello di vedere la torre come uno degli elementi dello skyline, cioè mai da vicino ma molto da lontano, come un elemento del paesaggio, un'emergenza nel paesaggio. Ecco, è interessante perché nessuno di questi due modi, che sono i due modi più diffusi nelle centinaia di fotografie che si trovano sull'account di Instagram dedicato a questo concorso, nessuna delle fotografie racconta quello che dicevi tu prima, cioè la vita nella strada, la vita nella città e qual è il rapporto fra quello che succede ai piedi dell'edificio e il territorio circostante, l'ambiente circostante. Non c'è praticamente mai questa cosa, comunque non è stata scelta dalla giuria una foto del genere per vincere il concorso. Se andiamo a vedere chi ha vinto il concorso, vediamo una foto che ha tutte le caratteristiche della tipica foto dello skyline di New York, cioè presa da Brooklyn, si vede il ponte di Brooklyn che in questo caso coincide, va a coincidere ad allinearsi con la nuova torre, ci sono dei cieli nuvolosi con una controluce molto drammatico, vedete che c'è una barca a vela che passa in un occhio di luce che si riflette nell'acqua,
Insomma, ci sono tutti gli elementi dell'iconografia classica di New York che viene ripetuta infinite volte da più di 100 anni. Vi ho messo nella immagine che vedete nella parte più, nella parte inferiore della slide, quello che è considerata la prima rappresentazione a mezzo stampa dello skyline di New York, cioè in letteratura scientifica, la storia della rappresentazione di New York, data 1896, la prima rappresentazione sul New Yorker di un acquarello di Charles Graham, che si chiamava The Skyline, quando ancora skyline erano due parole separate, di New York. Vedete che sono gli stessi elementi che ricorrono da 120 anni. C'è il ponte di Brooklyn, ci sono delle navi, c'è il controluce con il tramonto e ci sono gli edifici dello skyline. Quindi è interessante perché chi vuole promuovere la propria immagine, cioè gli architetti, un grande studio, una grande corporation di architettura, vuole promuovere il proprio edificio, un'immagine del proprio edificio, non va a indagare come questo edificio effettivamente funzioni e a interpretarlo, va semplicemente a collocarlo all'interno di una storia molto considerata, consolidata della rappresentazione della città. L'anno successivo, o due anni dopo, lo stesso studio di architettura, che ripeto è uno dei più importanti del mondo, qualsiasi architetto lo conosce, promuove un altro concorso che viene indetto per festeggiare gli 80 anni di vita dello studio. Lo studio nasce nel 1936, credo, a Chicago, e il tema questa volta è più vario, nel senso che qualsiasi edificio dello studio, gli edifici ne sono stati realizzati in tutto il mondo nel giro di 80 anni, quindi sono tantissimi, poteva essere soggetto di una fotografia concorrente di questo concorso, questa volta solo limitato a Instagram, perché nel frattempo Instagram era diventato l'unico canale praticabile. La fotografia che vince il concorso è una fotografia molto interessante, perché ha tutta una sua pulizia grafica, una sua abilità compositiva, ci sono dei giochi di riflessioni, ci sono dei colori tenui, ha quasi una qualità pittorica. Se noi andiamo a vedere le fotografie sull'account del concorso, vedete che questa è una schermata che io ho tirato giù esattamente com'era, non l'ho costruita io, vedete che c'è una varietà di registri che è molto maggiore, cioè c'è l'edificio dall'alto, dal basso, ci sono edifici diversi, ci sono immagini molto dure, molto virate, molto violente, anche aspetti urbani sostanzialmente inaspettati o non così facilmente apprezzabili dagli architetti, che infatti decidono di scegliere un'immagine completamente pacificata, dove l'architettura è priva di qualsiasi forma di conflitto che invece spesso c'è nelle città. E questa è anche una cosa interessante, perché vedete come i contenuti dei social network vengono utilizzati strumentalmente dagli architetti per promuovere un certo tipo di immagine. Ora vi faccio vedere invece come uno studio di architettura meno orientato al mercato e più orientato alla ricerca, cioè gli olandesi OMA, abbiamo già parlato prima di Rem Koolhaas, che sono tra gli architetti più interessanti, più votati alla ricerca che ci sono oggi e da molto tempo, anche loro utilizzano i social media. Se voi andate sul sito di OMA, vedete che ogni progetto pubblico che hanno realizzato negli ultimi anni ha una sezione fotografica composta solo ed esclusivamente da immagini prese da Instagram. Cioè gli architetti hanno il coraggio di andare su Instagram e scegliere un tipo di iconografia che non è la loro iconografia, non è l'iconografia professionale fatta dai fotografi di architettura, ma sono immagini di chi questi edifici li interpreta, li utilizza, ci fa quello che vuole. Ed è interessante perché all'inizio, quando sono divisi per anni i vari contributi da Instagram, all'inizio gli editor del sito di OMA sceglievano immagini molto iconiche, dove c'era sempre la forma riconoscibile dell'edificio. Progressivamente si sciolgono un po' di più, almeno questo è il tipo di interpretazione che io voglio dare, e iniziano a far vedere delle immagini molto più varie, dove gli edifici sono vissuti dalle persone, sono abitati, sono utilizzati come set per delle fotografie più teatrali.
Vedete, per esempio, c'è una persona che salta, che danza, ci sono immagini storte, ci sono immagini umorali, atmosferiche. Vedete una foto come questa? Forse non può riconoscere. È un edificio di Pechino, molto famoso, molto controverso, visto attraverso gli alberi, che ricorda una famosissima foto di Steichen e di Stiglitz del Flatiron di New York. Ci sono infiniti tipi di immagini e tutte queste formano un interessantissimo repertorio di vedute, di scorci, di interpretazioni, che è l'immagine pubblica di questo progetto. Quindi vedete un'altra e vedete che differenza c'è fra questo tipo di immagine e quella che ha vinto i concorsi degli americani. Vedete che ci sono elementi molto più crudi, c'è una luce molto brutta dal punto di vista di chi, cioè molto poco rassicurante, si vede tutto l'inquinamento di Pechino, si vede tutta una serie di elementi che normalmente vengono eliminati dalle fotografie di architettura, che invece qua diventano il soggetto della rappresentazione. Questo è un altro edificio, un edificio di porto, potremmo fare tantissimi esempi diversi, ma vedete che anche qui ci sono delle attività che si svolgono all'interno, ci sono dei dettagli, ci sono dei giochi, ci sono delle situazioni molto, molto varie, e questo è estremamente interessante. Vi faccio vedere ultime due immagini. Questa è la biblioteca di Seattle, sempre di OMA, è un edificio pubblico molto importante che ha avuto molto successo, e se si va a guardare sul loro sito ci sono immagini che rappresentano degli aspetti comunque molto interessanti di questa architettura, di questo progetto. A volte sono anche in grado di spiegare in maniera magari formalmente non impeccabile, ma molto interessante dal punto di vista del contenuto progettuale, alcuni aspetti dell'architettura. Qui vedete per esempio dall'interno come la facciata si piega, e allo stesso tempo si può vedere un pezzo dell'interno, di quello che succede all'interno, e un pezzo di quello che succede all'esterno dell'edificio. Quindi un'immagine densissima di significati che è stata postata su Instagram e poi ripostata dagli architetti. E questa è un'altra immagine, a mio parere splendida, fatta dentro la library di Seattle, in cui una persona si fa fotografare utilizzando un corridoio della biblioteca con tutti i libri, come se fosse una passerella di un set di moda. Questo è interessante perché in qualche modo gli edifici diventano delle vere e proprie vetrine, delle vere e proprie set teatrali per fare delle fotografie. A volte si tratta di cose più, come dire, più strutturate, altre volte di immagini più casuali, ma è estremamente interessante perché se da un lato appunto le fotografie dei social network vengono utilizzate per rafforzare l'icona dell'architettura, che quindi continua a intensificare il fenomeno di spettacolarizzazione delle città, dall'altro vedete che è anche uno strumento potentissimo per chi si occupa di architettura e anche di progettare i propri edifici, per verificare, per vedere come questi edifici vengono effettivamente interpretati dagli utenti, utilizzati anche in maniera creativa. E credo che avere un serbatoio di 700 milioni di sguardi sia un'opportunità a dir poco strabiliante per chi, come me e come voi, si occupa di pubblicare e interpretare l'architettura. Con questo io penso di aver parlato anche troppo, spero che abbiate delle domande e sarei felice di rispondere alle vostre domande. Mi riesce difficile pensare che non abbiate nessuna osservazione, nessuna riflessione, anche perché ha parlato di una pratica che è una pratica diffusa, comune, quindi con cui sicuramente tutti vi siete confrontati, sia dal punto di vista, diciamo, più creativo, progettuale, sia anche da un punto di vista proprio di pratica quotidiana. Quindi mi riesce difficile pensare che non abbiate avuto qualche pensiero. Passate il... Volevo chiederti un po' provocatoriamente, rispetto, diciamo, allo schema d'appartenenza delle fotografie di architettura che ci ha mostrato
in quale gruppo ricollocheresti le tue immagini. E dico provocatoriamente perché ho una visione un po' più ortodossa, no, della fotografia di architettura, nel senso che se l'obiettivo è mostrare, relazionarsi comunque con una referenzialità che è autoriale, perché comunque non voglio dimenticare che l'architettura è un'opera d'arte in massima agitata, no? Rispetto al visitatore e all'occhio pubblico, e mi chiedo se non ci sia c'è necessità di drammatizzare l'immagine, ecco. Cioè, hai parlato molte volte di drammaturgia, di necessità espressiva nel racconto di qualcosa che non dico debba essere inderogabilmente formale, però ha bisogno di regole descrittive formali, che in parte detto per alcuni l'immagine architettonica è la proiezione prospettica stessa, no? In un certo senso. Ora non voglio dire quello, però secondo me c'è un gap tra fotografia professionale e quello che abbiamo dimostrato nel mondo di Instagram. Sono veri tutti e due i mondi, però vorrei cercare di capire c'è una necessità, ecco, dal punto di vista professionale, se quel gap di cui tu parli all'interno delle riviste editoriali è poi un qualcosa che viene ricercato, no, nel fotografico, o se è una conseguenza degli anni, cioè del fatto che ci sia Instagram e quindi in qualche modo domus di conseguenza percepisce come più accattivante quell'immagine, quando in realtà secondo me dovrebbe esserci la ricerca di un'altra struttura legata all'immagine. Cioè mi chiedo se le tue foto parlano di architettura o se parlano di come l'architettura viene vissuta, quell'architettura viene vissuta, e se nei confronti del racconto dell'architettura sia più importante ritrovare quello che Vaccari chiama un livello più basso, no, dell'inconscio tecnologico, più determinate regole, o cercare una drammaturgia dell'immagine. Guarda, il lavoro che io ho mostrato oggi, il mio intendo dire, è una piccola parte di una ricerca dedicata esplicitamente a alcuni temi dell'architettura contemporanea. È ovvio che quando io lavoro su commissione di un architetto perché lui ha fatto una certa opera, io cerco di lavorare su tutti i registri possibili, e la mia idea che mi sto facendo negli ultimi anni, anche studiando l'opera di altri fotografi infinitamente più importanti di me, è che tutti i grandi fotografi di architettura avessero tutti i registri. Dopodiché esistono delle strutture editoriali, curatoriali, culturali, per cui di mercato anche, che non è solo il mercato editoriale ma anche dell'arte, della fotografia d'arte, per cui vengono veicolati di più alcuni aspetti dell'opera di un fotografo. È chiaro che se io ho una commissione, mi viene commissionato di fotografare un certo edificio, non posso fare solo un'immagine emozionale, devo andare anche a vedere poi tutta una serie di altri aspetti, che sono gli aspetti che tu puoi leggere se sei in grado di capire l'architettura, cioè se sei in grado di leggere tutta una serie di elementi che costituiscono l'architettura stessa. E sono anche una verifica dell'architettura, nel senso che molte delle architetture che tu hai visto qua mancano di alcuni aspetti, cioè non so come dire, li vedi da lontano, ma poi quando ti avvicini il gioco è finito. Invece l'architettura, quando è un'architettura alta, ben fatta, riserva continue sorprese, tu continui ad avvicinarti e scoprire nuovi soggetti. Allora, risponderei alla tua domanda dicendo che dipende qual è l'ambito editoriale in cui tu, l'ambito, neanche editoriale, ma qual è l'uso che poi tu pensi che le tue fotografie, cioè l'uso che verrà fatto delle tue fotografie e la destinazione. È ovvio che quella che io mostro qui è un tipo di ricerca in cui l'architettura non la vado mai a guardare da vicino, non più di tanto, però mi capita di fare dei lavori in cui sono vicinissimo all'architettura e vado a vedere i dettagli, vado a vedere come è costruito un certo tipo di facciata piuttosto che di effetto che viene ottenuto, piuttosto che il ferro, come si dice, i serramenti del ferro finestra, perché ci sono dei dettagli che noto che sono particolarmente pregevoli.
Secondo me il problema non è mai dei fotografi comunque. Il problema è sempre di chi utilizza le fotografie. Nel senso che quello che viene a mancare progressivamente non è la fotografia. La fotografia è sempre più raffinata. Il problema è che mancano gli ambiti in cui le fotografie possono essere utilizzate in un modo diverso da quello che abbiamo visto adesso. Cioè, chi ha ancora il tempo di comprarsi una rivista e passare 3 ore a leggerla, o 3 giorni? Chi ha ancora il tempo di fotografare un'architettura per 4-5 giorni di fila, sapendo che poi tanto in una rivista verranno pubblicate 5-6 immagini e magari tu ne hai scattate abbastanza per fare un'intera monografia, no? Cioè, questi sono i problemi veri con cui poi uno si deve confrontare, no? Per cui a volte capita addirittura che poi i fotografi dicono: ah, ma io queste foto le faccio per mia ricerca. No, non so, io non sono poi così interessato a fare la mia ricerca se poi non va a finire da nessuna parte. Mi interessa che interagisca con degli ambiti, no? Un gruppo di ricerca, fare una mostra, cioè avere dei soggetti su cui posso lavorare che siano anche fruibili dagli altri. Le riviste lo sono sempre meno, questo è un dato di fatto, ma secondo me non è un problema dei fotografi, è un problema un po' più strutturale e anche di comprensione di come una rivista effettivamente si può fare. Perché comunque io, l'esperienza che ho con Lotus è che noi utilizziamo, non dico indiscriminatamente, però consapevolmente a volte mescoliamo immagini di autori molto importanti con immagini trovate su internet, perché a volte le immagini su internet sono più interessanti, sono più fresche, ti fanno vedere altre cose. Molti fotografi sono talmente, come dire, inquadrati nelle loro regole, che poi non sono delle regole proprie, sono delle regole che gli hanno imposto gli architetti a partire dagli anni 30, che praticamente non sanno più vedere niente, se non la composizione. Ma la composizione non è l'architettura. Cioè l'architettura è molto più complessa della pura composizione. Per cui, come dire, io non voglio rinunciare a nessun tipo di immagine, né quella ortodossa né quella sciatta dei social network. Mi interessa tutto. Mi interessa avere a disposizione il più possibile, quanti più registri possibili per poter affrontare il tema dell'architettura che in quel momento mi sta a cuore. In questo l'esperienza con Lotus è importantissima, perché ogni numero è un numero dedicato a un tema specifico, che non è mai un tema tipologico, cioè non è mai abitazioni, chiese, alberghi, scuole, ma è sempre un tema trasversale, no? Allora, di volta in volta tu capisci qual è il modo giusto per rappresentarlo. Però non è sempre facile. Si fanno tanti tentativi. Io volevo aggiungere alcune considerazioni che già mi aveva suggerito ascoltare la relazione che aveva fatto Michele a Napoli. E cioè, ascoltando poi questa relazione, io trovo estremamente importante porre attenzione a quelle che sono le pratiche della fotografia. Da questo punto di vista, i casi e le sollecitazioni che ci ha dato credo che siano esemplari. Quando si è molto parlato alla fine, diciamo all'inizio del 2000, no? Della rivoluzione del digitale, come se costituisse, no? Una rivoluzione epocale, cosa che in realtà poi non è assolutamente accaduta, dando luogo a dei fraintendimenti che poi sono proseguiti, no, negli anni successivi, facendo dell'analogico l'età dell'oro, no? Quindi della verità, della referenzialità. Tutto questo a distanza di quasi 10 anni si è dimostrato un falso problema, si sono dimostrate delle considerazioni errate. Credo che l'aspetto
più importante sia proprio la l'essere fluida dell'immagine, la sua fluidità, quindi la sua, diciamo, diffusione. La diffusione e la fluidità sono i due aspetti che sicuramente rendono la fotografia, e questa è la cosa credo più significativa in questo intervento, non una documentazione dell'architettura, ma un agente dell'architettura. La stessa cosa è avvenuta nell'ambito della fotografia di storia, no? Gli storici, dopo aver utilizzato le immagini come documento, fonte per la ricostruzione, no, della storia contemporanea, hanno cominciato a riflettere sul fatto che la fotografia è un agente di storia, non è una fonte. Cioè la trasformazione dei modi di percepire determinano poi delle mutazioni nel modo di costruire, di progettare, così come nel modo di prodursi della storia. Ecco, questo passaggio secondo me è un passaggio non così semplice, ma di estrema importanza. Quando Gregotti pubblicò le immagini di Basilico sull'architettura del Novecento milanese, su edilizia moderna, credo, scrisse che i fotografi avevano capito, compreso l'architettura del Novecento prima degli storici dell'architettura, no? Quindi dando alla fotografia d'architettura la capacità, l'essere uno strumento di interpretazione critica del fatto urbano architettonico molto più importante, molto più, diciamo, intuitivo che non l'analisi degli storici dell'architettura. Allora, non dare alle immagini la capacità di essere degli strumenti critici, non tanto importanti quanto la parola, ma più, diciamo, possibili di trasformazione, molto più delle parole. Questo, secondo me, è così il presupposto che ci fa capire come questo modo di fotografare abbia poi determinato un diverso modo di progettare. Io ho studiato più l'architettura del Novecento che non l'architettura contemporanea, però ho sempre trovato un rapporto molto stretto tra disegno d'architettura, e parlo del disegno quello, no? Macchina su lucido, che adesso non si fa più, e la fotografia d'architettura. Il rapporto tra il disegno d'architettura e la fotografia d'architettura, che è poi diverso a seconda delle culture del disegno, quindi non c'è un disegno d'architettura, ma ci sono tante culture del disegno d'architettura e quindi tanti modi anche di fotografarla. Questo rapporto ha poi a che fare con un nesso, secondo me molto importante, su cui adesso stanno riflettendo molti storici dell'architettura, che è la funzione narrativa del disegno d'architettura e anche della fotografia. Allora, quello che narrano, per così dire, queste immagini, quelle che abbiamo visto, è uno storytelling, no? Mettendo insieme tutti questi frammenti, che ci dicono molto di più della contemporaneità di quanto non possa essere un saggio di sociologia urbana. Ecco, credo che un saggio di sociologia urbana probabilmente è molto più, non può prescindere da questa scrittura visiva che effettivamente trasforma la progettualità. Ciò non toglie che sia ancora possibile per qualcuna di voi o qualcuno di voi che voglia fotografare l'architettura contemporanea, e penso alla capacità che aveva Gabriele Basilico di trovare quel punto, no? In cui fosse possibile mettere a fuoco la stratificazione, cioè dei periodi storici, la stratificazione, cioè la complessità. Ora, l'usare lo skyline come fondale a una narrazione di sé, in qualche modo, sta nello stesso contesto, nello stesso spazio in cui può stare chi tra voi avesse voglia di trovare invece quel punto di vista che metta invece in luce la complessità, la compresenza di elementi diversi della storia. Posso aggiungere una cosa a questo? Perché hai citato Basilico, allora
Secondo me la differenza è che Basilico, come molti altri bravissimi fotografi italiani e anche stranieri, che si sono formati nel secolo scorso e che hanno lavorato tanto sull'architettura del Novecento, lui poi in particolare sul moderno milanese, eccetera, hanno una caratteristica che è quella di, o avevano, che è quella di voler ricondurre l'architettura a un disegno unitario. Cioè, hanno ancora in testa, soprattutto chi era architetto, perché Basilico era un architetto e comunque nasce anche come fotografo professionista di architettura, cioè si muove in quell'ambito lì, a differenza di altri fotografi che erano fotografi perché fotografavano e poi sono arrivati in architettura. E diciamo, avevano in mente questo disegno unitario perché l'idea degli architetti era ancora un'idea di un'architettura che fosse in grado di tenere insieme il disegno di una città intera, cioè un'architettura che sostanzialmente era capace di occuparsi di tutto e di ricondurre all'unitarietà tutti i diversi aspetti, i diversi frammenti, le diverse parti del corpo urbano. Con la fine del moderno, dell'utopia del moderno, questa unitarietà si dissolve completamente e chiunque di voi sia andato in una città asiatica, per esempio, ma anche in megalopoli come può essere Londra o New York o Los Angeles, per esempio, si accorge che ormai chi si occupa di città ha rinunciato ad avere un piano unitario e che uno dei problemi effettivamente esistenti fra realtà e rappresentazione è proprio l'incapacità, superata una certa dimensione, di poter ricondurre la forma urbana a una forma unitaria. Per cui una delle ragioni per cui l'architettura oggi viene percepita per frammenti è anche legata al fatto che un progetto unitario non esiste più, non può più esistere, è totalmente impensabile. E forse lo è sempre stato impensabile, così semplicemente, come dire, più una visione ideale che una visione veramente reale, no? La messa in crisi dal punto di vista prospettico, per quanto la fotografia sia estremamente prospettica, è un dato, e il fatto che i fotografi oggi non siano più in grado di rappresentare tutto in maniera finita, ma debbano necessariamente confrontarsi con una dimensione che è molto al di sopra delle loro capacità rappresentative, è un tema importantissimo. Per cui per me coesistono benissimo le immagini fatte dall'elicottero di Van Baan con una pagina di immaginette pixelate in cui ogni pixel, ogni quadratino mi racconta un micro aspetto dell'architettura. Allora, secondo me la necessità oggi è di riuscire a muoversi all'interno di questi diversi registri. Cioè, in questo modo tu riesci a raccontare tante cose diverse senza avere comunque la pretesa di dire tutto, perché dire tutto non lo potrai fare mai. E anche senza avere, diciamo, degli schemi gerarchici, cioè delle gerarchie per cui, non so, la fotografia autoriale è quella a cui rivolgere la propria attenzione e invece, non so, Instagram, i social siano così qualcosa, no, di non particolarmente invece rilevante dal punto di vista dell'immagine, che invece è proprio il contesto, no? La complessità del contesto, quindi vedere più, almeno questo dal mio punto di vista, è sempre molto importante, le pratiche, cioè è un esempio anche questo di fotografia conversazionale, no? Che ha così preso il posto della conversazione e quindi vedere le pratiche, gli usi e le pratiche. Il testo che citava Michele di Bourdieu è un testo del 66, e la situazione è totalmente cambiata, però l'idea, no, di considerare le pratiche, questo credo che sia ancora invece un punto di vista critico valido. Sì, anche perché alcune pratiche evidenziate da Bourdieu si sono rafforzate, in verità, per cui i cambiamenti non hanno negato
le sue tesi, semmai per certi versi le hanno rafforzate. Anche perché, e poi insomma dovreste essere voi a chiedere, credo che lo sguardo turistico sia veramente, cioè, l'emblema, il simbolo del nostro modo di percepire, no? Il circostante, quello che è circostante. Anche perché molti disegnano a posteriori, non come metodologia del progetto, ma proprio come, mi verrebbe quasi da dire, plusvalore del progetto, nel senso che è un disegno fatto dopo, anche per il mercato, perché poi insomma il mercato c'entra sempre, e quindi fatto per entrare in un circuito che è quello del mercato. Quindi non è un disegno di progetto, è un qualcosa che viene fatto a posteriori, non ci racconta più la metodologia progettuale. Credo che invece il rendering che è stato introdotto come elemento molto molto importante, molto interessante, ci mostra un modo completamente diverso di presentare il progetto, e non di progettare, ma di presentarlo. Ecco, però anche su questo vorrei aggiungere una cosa, nel senso che io quello che cerco di fare quando mi occupo di queste ricerche è sempre di avere uno sguardo aggiornato, cioè di capire quali sono le cose che effettivamente stanno succedendo, non quelle che dovrebbero succedere in teoria, quelle che stanno succedendo, e anche qual è la scala di questi fenomeni, nel senso che noi dall'Italia abbiamo una visione spesso molto provinciale, non voglio dire che molto provinciale, non voglio necessariamente dare una connotazione negativa a questo termine, per certi versi è una cosa che ci salva da molti errori storici, no? Però allo stesso tempo non bisogna pensare che tutti possano rapportarsi all'architettura dello spazio urbano così come facciamo noi nelle nostre città, che sono delle città che dal punto di vista storico sono connotate, sono iperconnotate rispetto a qualsiasi altro posto al mondo. Quindi, cioè, noi siamo qui in una città che è una città così su 1 miliardo che ci sono nel mondo. Allora, il rendering di cui può parlare Dezzi Bardeschi sicuramente non è lo stesso rendering di cui parla SOM, che sta costruendo 50 torri in 50 paesi diversi del mondo,
e di cui probabilmente non gliene frega neanche di che cosa sta veramente succedendo, perché loro sono una macchina gigantesca, no? E sono anche dei architetti tutto sommato molto bravi per quello che fanno. Ma volevo dire questo perché nel intervistare vari renderisti in giro per il mondo, loro non si vogliono neanche far chiamare renderisti, ma immaginatori. Loro a loro volta rivendicano una parte, un ruolo importantissimo di agenti del progetto stesso, cioè il contrario di quello che sta dicendo Lucia, nel senso che loro dicono molto spesso viene delegato al renderista tutta una serie di scelte che normalmente farebbe un architetto, ma che per mancanza di tempo o di capacità o di chiarezza nei rapporti dobbiamo risolvere noi. Cioè, una volta, tanto tempo fa, l'architetto faceva un modello, lavorava a partire dalla pianta, questo già, nel 1450, e poi faceva un modello tridimensionale di un edificio. Oggi cosa fa l'architetto? Fa un modello tridimensionale su 3D Studio Max, piuttosto che Rhino, piuttosto che qualsiasi altro programma, e lo dà al renderista incompleto, perché nel frattempo sta ancora lavorando. Allora, il rendering, in realtà, ci sono tanti tipi diversi di rendering, quelli più di lavoro, quelli più da presentazioni all'interno di un piccolo gruppo, poi ci sono quelli fotorealistici che sono per il grande pubblico o per il marketing. Ovvio che io mi occupo più di quelli lì, però mi hanno raccontato di episodi in cui il rendering diventava il progetto stesso. Cioè, se tu sei uno studio che lavora per la Cina, ti può capitare, questo lo dico perché mi è stato raccontato in un'intervista, questi francesi mi dicevano, ci è capitato di lavorare per un cliente cinese che stava costruendo una città di, non so, 40.000 abitanti e dovevamo fare un rendering di un plano volumetrico, quindi normalmente fai sostanzialmente dei volumi astratti in cui vedi gli ingombri degli edifici, il piano. E lui diceva, noi per abitudine, per cultura e così via, e anche un po' per fissazione, non facciamo mai degli volumi astratti, magari disegniamo così delle indicazioni solo per far capire che effettivamente sono gli edifici, quindi sulle facciate avrai delle finestre, dei balconi, delle porte, eccetera. E gli è poi capitato che questo rendering venisse poi portato dagli ingegneri e gli edifici sono stati realizzati in questo modo. Per cui la mia piccola premessa sui limiti del punto di vista degli italiani è che noi ci confrontiamo con dei problemi che non sono gli stessi problemi con cui si confrontano molti altri architetti nel mondo. Ovviamente io, se lavoro per un italiano, non so, l'altro giorno ho fotografato la mostra di Raffaello all'Accademia Carrara, non faccio lo stesso tipo di lavoro che faccio se sto fotografando una torre in Cina. Quindi noi abbiamo questo limite, ma abbiamo anche questa capacità, cioè di conoscere poi delle cose che hanno anche una grana molto fine, no? Anche una stratificazione storica, tutta una serie di altri problemi che magari un architetto o un fotografo di Singapore non ha. Però il rendering è sempre di più un modo, anche un modo di progettare. Cioè un'intervista che mi ricordo che mi aveva molto colpito con un architetto di New York che lavora da SOM, che ha appena completato una grossa torre in Cina, mi diceva, sai, noi abbiamo sempre lavorato tantissimo con i modelli fisici, cioè gli architetti hanno lavorato sempre tanto con i modelli, perché fare il modello è anche un modo, così come lo schizzo, è un modo di pensare al progetto, un modo di capirlo il progetto, di valutarne tutta una serie di aspetti. È ovvio che se tu stai lavorando al computer su 3D Studio Max e devi modellare il Seagram Building di Mies van der Rohe, che è una delle opere di architettura moderna più incredibili che siano state fatte a New York, non è interessante perché è una scatola con una facciata, con una griglia davanti. Se invece stai facendo una torre di quelle che facciamo a Shanghai, tutte storte così, sicuramente funzionerà meglio, perché poi anche se fai un rendering così al volo ha già tutta una sua caratteristica, delle sue qualità proprio di formali che risaltano, mentre ci sono molti altri aspetti dell'architettura e dello spazio architettonico che non traspaiono da un rendering. E quindi lui mi diceva, il problema è quello lì, cioè devi capire su che temi stai lavorando e a quel punto dovresti scegliere gli strumenti adeguati.
però giustamente, come dice Lucia, il mercato spesso impera, no? Spesso capita che gli architetti facciano dei progetti e mentre li stanno ancora progettando già iniziano a essere realizzati. L'ideale di avere tempo infinito, soldi infiniti e nessun tipo di esigenza della committenza è un ideale. E non sono neanche sicuro che sia sempre un aspetto che sarebbe sempre positivo per gli architetti, perché molte opere nascono anche da un rapporto molto stretto con le esigenze della committenza, molte buone opere. Se non avete nessun'altra domanda, io ringrazio moltissimo Michele Anastasi per questa... Io mi sono presa anche degli appunti, quindi sono molto contenta quando invito qualcuno, perché è sempre un bel momento di scambio. Se non avete altre domande, vedo... Vedo che siete spariti. Un po' spariti, quelli bravi rimasti stanno riflettendo, no? Quindi devono rielaborare, quindi... Comunque io vorrei darvi solo un'ultima indicazione, e cioè che l'architettura, così come tutte le opere d'arte, vanno viste dal vero. Cioè, la fotografia è importantissima perché ti permette di comprendere, di fissare delle cose, di narrare, ma non c'è come il rapporto fisico con lo spazio dell'architettura e con la materia architettonica per capirci qualcosa, no? Io oggi sono stato qui alla Galleria Nazionale e da tantissimi anni che non venivo qua a Urbino, mi sono rivisto la tavola della città ideale, e quando tu vedi la materialità, le dimensioni anche, no? Ieri sera passeggiavo vicino ai Torricini, c'è una materialità dell'architettura che il 99% delle fotografie di architettura non saranno mai in grado di replicare, mai comunque. Per cui il mio invito è, sì, ragioniamo sulla fotografia, facciamone tante, usiamole, sperimentiamo, eccetera, ma non dimenticatevi mai che comunque la fotografia non è la realtà. La realtà è quella che c'è quando il vostro corpo è a contatto con l'architettura stessa, non c'è niente che possa sostituire queste esperienze. Grazie Michele. Ringrazio Michele Anastasi e...